E benvenuti e bentornati Ma che cazzo siamo? Lockdown? Sì, io ormai a 150.000 follower, faccio vedere. Esattamente. 166 116 116, ripore la sfida. Cazzo, che cosa mi è riportato alla mente. Guarda che Dan Peterson, che pubblicizzava il gioco della WCW fenomenale per PlayStation, però acquistabile solo tramite la cosa in TV. C'è qualcuno che ha mai ricevuto il videogioco della WCW 166 116 116, ripara la sfida? No, ma sai che non credo. Dalla non pubblicità credo. Io da ragazzino ero convintissimo che si trattasse di un gioco tipo quello che si faceva al telefono del Lion. Lion? Esatto, quindi che tipo tu dicevi dove doveva andare, però non ho mai trovato una trasmissione dove appunto facevano... No, era tu compravi il gioco per PlayStation 1 della WCW. Però non lo vendevano nei negozi, lo potevi comprare solo lì. Va bene. Tra l'altro, siamo consci che il gioco della Lion era palesemente fallato e finto? Sì, okay. Anche io lo spacchiamo penso. Tutto, figa. Sì, ma che dici? C'è arrivato Tommy. È arrivato Tommy e possiamo fare i tacchini adesso. I tacchini. Ma c'è tua mamma che sbuca da dietro, ma che... Sì. Maurizio. Mamma che dopo la doccia sbucava. Ma è tua madre o una delle tue concubine? Mia madre. No, in realtà è Maurizio Maurizi. Vabbè. Sì, non capivo. Vado... se era un cartonato. Beh, raga, nei primi due minuti cosa vi diamo? Vi diamo nostalgia con l'166 116 116. E la mamma di Tommy. La mamma di Tommy. Un applauso a mia mamma. Ci segue sempre. Ragazzi... facciamo un donation goal per avere il cartonato della mamma di Tommy che sbuca da dietro durante le giocate. Prego, facciamo una nuova emote in cui tutta la testa di una persona, di una donna col turbante che spunta fuori. Come ti se... prego, ti prego. Un goal. 4.000 like. Mi prego. Vaffanculo le emote di Anime Selvagge. Vogliamo sotto il cazzi, ma non ce ne frega niente. Anime Selvaggio in confronto a tutto questo è una merda. Madonna. Ragazzi, Maurizio Fabrizi. Come state? Come state, ragazzi? Come va? Stanco, voglio fare le ninne. Oh, anzi, credo le farò subito. No, ma non in diretta. Che cazzo sei? GS Chianto? No, ma no, pure tu. Mi metto così io. No. Metto pure il cappuccio. Mi metto pure cappuccio. Aspetta, però potrebbe essere un'idea. Con le donazioni svegliamo Gian Andrea, mettiamo della musica che gli piace tantissimo. Che cazzo ne so, tipo... non so qual è la musica che fa schifo a Gian Andrea, ragazzi. Ma tipo Nicolò Fabi. Chi cazzo sia? Salutiamo idea. Nicolò Fabi che ci segue sempre. Invece Tommy, da quanto tempo che non ti vediamo in live? Come stai? Come non stai? Ah, mamma mia. Bene, sempre un po' impegnato, adesso è un po' più libero in realtà, quindi fino al prossimo mesetto non ho esami, quindi mi trovo abbastanza bene. Più in relax. Chiacchiere 5 metri quadri e baffi, esatto. E anche 5 pixel più o meno a giudicare dalla qualità della tua webcam. Ma infatti non ho capito perché, ma la mia webcam adesso non ce la sta facendo. Vabbè... va bene così, ragazzi, è un po' censurato. Ma a proposito appunto dei baffi, vogliamo darci un orario di reveal? Ma io alla fine. Alla fine della live? No, dai, devi fine. Dare il tempo alla chat di prenderti per il culo. Esatto. Ma ringraziamo la nostra Necucciola che sta facendo un raid in del raidone. Ciao Giulia! Ciao Giulietta! Come stai? Ah, l'occhio, sempre in facco. Chat! E ringraziamo anche Mario, il nostro Mario del Pennino, che ci ha fatto il raid all'inizio della... Ciao, allora, Mario, siete tutti bellissimi. Allora, sai, io mi impongo, direi che alle 14, dopo un'ora esatta di live, no, Simone ti toglie la mascherina. Io sono, ti ricordo che sono uno youtuber, in quanto tale sono un grande money grabber, quindi dico... LOL. Tolgo la mascherina alla fine, ma se raggiungiamo i 1200 sub... Arrivo subito.
La tolgo su. No, a 2000 sub Tommy ci esce la mamma. No, perché già c'era il gol dei 1000. Se... Vabbè, esatto, dai, no, mica, qui è proprio ritrattare, è una tecnica bassa. Bro, mi fai fare un'ora con i baffi, ma sei sì? matto? No, io sì. non riesco a guardarmi un minuto davanti allo specchio con questi baffi di merda. Ma cosa stai... No, raga, dai, mettetevi. Hai voluto fare lo spettacolo? Ma non l'ho voluto fare io questa cosa, non l'ho scelta io, l'avete scelta voi. Io non l'ho voluta fare questa cosa. Ma... Potevi sempre rifiutare. Simo. Dai. Sì, oh, project leader una volta per davvero, dai. Ma santa madonna, ma tu guarda questo. Lele Chan, fa Simo, ancora mascherina? Io che sono arrivata pensando di vederti con i baffi. La tolgo la mascherina, la tolgo, vabbè. Dico la, Lele, guardati tu hai di baffi, non ho capito, scusami. Ma oh! Ma che cazzo stai dicendo? Allora, basta, banniamo. Comunque, ringraziamo Nicoden che ha regalato un abbonamento al Nano del Male. Il Nano del Male. È uno dei miei personaggi preferiti. Dai, mi vado a pettinare nel frattempo. Ma come mi vado a pettinare? Va, ma cosa vuol dire? Fa comunque cagare. No, oh, va meglio, ti si vede più lì. Minchia, ti si vede meglio di tutti adesso. Esatto. Che bello. Bene, benissimo, così bene. Benissimo. Guarda che usciamo tutti dalla live, eh. Non sei l'unico col potere di minacciare. Ma no, ma la tolgo la maschera. Avevo detto alle 14, fatemi fare un'oretta, dai. Vi prego ancora, fatemi. Raga, sono terribile, sono orribile. Sono orribile. Voi non avete idea. Mi state distruggendo la vita. Visto che hanno scelto loro di fartelo fare, è giusto che siano loro a decidere quando farli vedere. L'hanno deciso, è fatto, è canon. Ora di... No, raga, non ce la faccio un'ora. Non ce la faccio. È canon. No, non lo è. Io mi copro perché... Sono disfatto, sono morto. E poi ci sono i tacchini. Finita questa live? Cosa? Conti anche di tagliarti i baffi finiti questa live? Ma all'istante, ma io non vedo l'ora! Tu non hai idea! E allora lascia che ce ne briamo per un tempo sufficiente. Ma fa schifo, ma cosa dovete... Ragazzi, cioè, non mi scriverà mai più neanche una ragazza nella mia vita. Benvenuto nella mia vita, non rompere le palle, dai. Salve carissimi, come state? Una merda, grazie. Grazie Giulia per il quinto mese di sub di fila. Voglio per vedere fare i baffi, Giulia. Se anche Necucciola vuole vedere i baffi, non devi rompere. Esatto, altrimenti esatto. Simo, facciamo i tacchini. Cioè, Fabrizio Maurizi, figa. Perché fai il lucertola, Tommy? Perché l'ho visto prima il video per darmi la carica e niente. Anch'io è uno di quei video che guarda nei momenti di tristezza. Sì, insieme a Gerry Scotti che cade. Sì, e il panda che stanotisce. Ma io stai parlando. Vabbè, ma perché tu non sei aggiornato col trash? Che poi è aggiornato, cioè in realtà è roba vecchissima. Sì, 8 anni fa. Esatto. Tutto, grazie Tonia, che si è risalvata al quarto mese di fila. Tonia. Grazie Tonia. Lei si va nella top 3 dei personaggi preferiti. Dai Simo, levs to cos, leva sta mascherina. Abbiamo detto alle 14, non mi cacate il cazzo. Oh. Madonna. Rompi coglioni. Che fighetta. Che vigliacco. Diteglielo che è una fighetta. No, però qua non iniziamo in questa maniera nociva la chat. Dimostratevi molto, molto delusi, ma come un padre, come un padre che è deluso dal figlio. Non mi tange, sono un mostro, non mi tange niente, ragazzi. E allora devi abbracciare questo tuo essere mostro, non rifuggirlo. Infatti. Ma Simo mi sa che l'ha già fatto molti anni or so. Ma di cosa ti lamenti che è da una settimana che non mi crescono i baffi, ma solo basette ricce? Che cazzo vuol dire? Non voglio dire a cosa sembri perché ho paura di buon Twitch, ma... Io voglio una diapositiva di questa cosa. Ma come? Ma non farai l'incontro con noi novizi mostrando i baffi? No, è deludente. Ma poi che incontro volete fare che siamo in quarantena? Incontro cosa? Come un padre sguardo che ti giudica, sì, ma va bene, giudicato. Ma raga, ma se c'è, essere giudicato è la mia comfort zone. Io ho una domanda, se io ho una webcam, scusate, ma io ho una webcam in 4K, perché mi si vede così di merda? Devi sistemare, anch'io l'ho fatto stamattina, perché devi sistemare luminosità, colore e... Ah, ecco perché, è una cazzata. Devi semplicemente andare nella rotellina e poi dirgli qual è la larghezza della banda che deve prendere. Oh no, la banda. Oh shit, la banda. La banda. Tu gli dici 720p
Allora va in 720p. Ah, ecco, io Sarabanda? Sono... Ah, ero a 360, grazie al cazzo. Anche tu, Simo, dovresti andare in larghezza banda e fai video in entrata e video in uscita 720p. Ma io quindi ora mi dovreste vedere estremamente meglio. Beh, 720p. Ryze98 dice: salve, ho già scritto su Instagram, ma ve lo scrivo anche qui. Vorrei sapere come, dove potrei inviarvi una speciale, cioè una specie di fan art, senza pubblicarla nelle storie, se mandarvela sui direct o un eventuale indirizzo email. Grazie in anticipo per l'eventuale risposta. Di solito noi le vediamo appunto per i tag, perché facciamo fatica a rispondere a tutti quanti i messaggi privati. Ci mettete un po' in difficoltà quando ci fate le domande. Maledetti. Mandala in questo momento a Tommy, come se messaggio. No, come? Ma scusa. Sì. La mandi a Tommy. Io la mando a Gian. Io la mando alla polizia postale. Ma come la polizia postale? Che fanate è? Scusate, cosa sta succedendo? Vabbè. Caspita, alle 14 ho lezione di mam, non puoi fare alle 15, alle 13.59, no Gengis Khan, mi dispiace. Ma quindi però abbiamo, ci siamo fissati sulle 14, perfetto. Ma mam in che senso? A mam? Cioè, non no. Capisco, lezioni di mamma? Cioè, che cosa... Beh sì, stai... Sarà un corto prenatale. Prenatale, nel senso che lo puoi fare solo entro il 25 di dicembre? Ma smettila! E non lo so, stai dicendo cazzate, volevo dirle, cioè non è che... Vabbè, è comunque prima del 25 di dicembre. Beh sì. Credo. Alei Amal, che è questo, si chiama così, Alei Amal. Facciamo. Lo dà evidentemente una divinità particolare. Il sole. Finalmente verranno rivelati, tutti li abbiamo anelati, ricercati nel pensiero, immaginati, e in realtà diverranno per chi ha saputo aspettare. Nella memoria dovremo stampare quell'immagine angelica e soave, anche se non è di tuo gradimento, ricorda il viaggio e il collegato sentimento. Io la dovevo leggere, che l'ha evidenziato sto messaggio, ma aspettavo qualcosa di epico, ragazzi, scusate, non volevo distruggere le vostre aspettative. Tommy, ti è scomparsa la cam? No, ci sono. Ah, ok. Cioè, adesso ci sono. Era tornata tua madre? Era mia mamma che stava venendo fuori dal muro ancora, il cartonato che stava cadendo. Stava venendo fuori dal muro, escono dalle fottute pareti! Esatto. Ormai le mamme fanno così. Vabbè, ragazzi, benvenuti in questa nuova live di Intel, dove appunto faremo chiacchiere, dove parleremo di 5 metri quadri e dove finalmente vedremo i baffi di Simo. Bello. Perché Rob insomma, io... è sbagliatissimo. E dove, vi daremo delle nozioni base sul motivo per il quale non siamo andati sulla Luna. Ma oh, scemo, iniziare. Allora, c'è questo dibattito che va avanti veramente da un sacco di tempo ormai. Gabriel è un forte sostenitore del terrapiattismo, del non essere... No, non ho detto che sono un terrapiattista, ho detto che non siamo andati sulla Luna, non è che adesso se non stiamo andando... Ti vedo che condividi le cose sul 5G, perché sapete tutti che comunque è un boom. È un laser comunque. Possiamo non fare disinformazione. No, è che allora viene detto che io sono un boomer perché sono il più vecchio del gruppo, quindi io di base sono un boomer. Ogni gruppo deve avere il suo boomer e quindi è la mia croce essere il boomer. Ma no, ma tu sei della generazione X. Ma Simone ha detto che sono un boomer. Un po' sì, un pochino sì. È un X boomer. Ma non era un millennial? Ma vi date una regolata? No, allora i millennial sono quelli che avevano meno di 25 anni. No, i millennial sono quelli che sono nati tra l'80... Cioè... Tra l'82 e il 94. E quindi sono un millennial. Sei ancora un millennial? Okay. Sono l'85 io. Ok. Allora sì, tu sei un millennial, non sei un generazione X. Esatto. Intanto ringraziamo su Diego Ti Spiego che si è sabbato e io solo che si è resabbato per il quinto mese di... Diego Ti Spiego. Per 5 mesi di quadrati. Grande. 5 mesi quadrati. Gabrio è un americano medio, ci dicono. Gabriel, no, sono troppo magro per essere un americano medio, anche ragazzi. È vero. È anche vero. Sì. E ho troppi capelli per essere un americano medio. Troppe poche armi. Esatto. E non fai uso di disinfettante per endovena. No, anche perché costa un sacco, ragazzi. Chi ce l'ha i soldi? Comunque, ragazzi, sentitevi liberissimi di fare tutte le zoomanze che volete. Tanto oggi abbiamo anche il nostro Tommy, soprattutto visto che ce le fate sempre durante la settimana, adesso che c'è il diretto interessato non le sfornate, domande su vampiri, sentitevi liberi, anche perché mi sa che non manca molto, John? Lo so, noi stiamo lavorando, abbiamo già fatto 3 prologhi su 4,
manca solo il quarto prologo e la sessione zero, e poi siamo pronti a partire. Grazie. Ora farò uno spoiler per le live di Vampiri. Gian fa il master. No, dai, ma dove... volevo dirlo. Sorpresa. Volevo dirlo, mi dispiace, mi prendo, però Gian farà il master. E faccio anche un altro spoiler, le live saranno fatte su Twitch. No, vabbè, Gabriel, devi smetterlo però. Niente, chiamo... ma perché adesso essendo sotto contratto con i Days Game Italia... No, siamo ancora in trattative. Tu sei in trattative, io ho già firmato. Vabbè, ma non conta un cazzo la tua firma. Questo lo dici tu. Rise Lol. 98 si sabba, grazie Rise. E poi c'è The Sam che ci ripete la domanda... che ne pensate del possibile annuncio di Assassin's Creed che dovrebbe essere fatto in data odierna? Allora, io sono stato un grande amante di Assassin's Creed e l'ho seguito con molta attenzione da quando l'ho cominciato a giocare, quindi da prima del 3 fino a Syndicate. Poi il mio amore è un po' scemato e non ho giocato nient'altro, non ho giocato Origins e non ho giocato Odyssey. Però ho doppiato Odyssey, ho doppiato un po' di personaggi a caso in Odyssey. È una cosa che ci accomuna, perché anch'io sono sempre stato molto fan della saga e sono arrivato fino a Syndicate, che ammetto di non aver finito perché mi aveva veramente annoiato tantissimo, e da lì in poi basta. Per me è stato il nulla totale Assassin's Creed, anche perché l'hanno detto anche tutti i fan comunque della saga, che gli ultimi non sono praticamente neanche Assassin's Creed. Quindi... No, sono andati più verso uno stile GDR, action GDR particolare, e che poi però sì, è anche intrigante, però sono saturo. E questo nuovo nome, ovviamente non ufficializzato, Assassin's Creed Ragnarok, per quanto l'ambientazione possa sembrare interessante, anche questo per ora non penso sarà tra i giochi che giocherò. Non mi ispira più, anche a me, devo essere sincero. Intanto c'è Live Training che è partito con l'arrivo del nuovo sub Morenozzo, grazie. E c'è Fran314 che nota: come mai è diminuito il counter delle sub? Non era oltre l'80%? Sì, ma come saprete le sub valgono un mese. Ergo, eravamo a un determinato livello perché c'erano ancora le vecchie sub che si devono resubbare, e quindi purtroppo siamo tornati indietro, ma dobbiamo rifare la scalata, ragazzi. Macromario e Panico88. Ah, Macromario si sabba e Panico88 ci regala ben 100 bits. Grazie. Ma i giocatori di Vampiri sono stati svelati? No, ancora. E non li vedrete. Non li vedrete presto. Li ma vedrete neanche in live. Li vedrete il giorno della live, il primo giorno di Vampiri. Io avevo anche una mezza idea su quando rivelarli. Cioè, ovvero... a che punto della live rivelarli, non partire con già loro presenti, mi sarebbe piaciuto rivelarli in game un passo alla volta, però non vorrei fosse problematico, devo pensarci, devo parlarne anche con Luca, con Simone, dobbiamo capire come far salire la cosa. Ragioniamoci, sembra un idente del sevole. Come? Niente, è passato un gatto ubriaco. Magari è possibile che nel 1969 non ci siamo andati, si riferisce alla Luna, questo interessa a Tommy e al complottista. Ma cazzate, ma è certo che con tutte le altre missioni ci siamo andati, basti pensare che l'ultima missione è fatta dai cinesi per il lato nascosto. E volete sapere perché la Luna rivela sempre la stessa faccia? E poi finisce. Aliens. Quindi, tra l'altro, volevo annunciare a tutti che, a quanto pare, da ultimi studi, abbiamo schivato il meteorite che ci doveva colpire ad aprile, ma a maggio arrivano gli alieni. Quindi stiamo tranquilli, perché secondo fonti della stampa abbiamo schivato il meteorite, a maggio gli alieni, giugno dovrebbe essere relativamente tranquillo, ma a luglio Riccione verrà attaccata da Godzilla. Scusa, ma quindi, che cos'è questa cosa degli alieni? Una roba vera? Nuova? No, è uscita sui giornali che praticamente ci sono stati un sacco di avvistamenti UFO e che probabilmente... Sì. Ma verremo contattati. Su giornali di un certo livello, tipo Donna Moderna, ilfuturo.org, Donna Moderna anche, myspace.com/ il complotto reale, svegliatevi, da Giancarlo. Coscienza sveglia. Esatto. Comunque, nel caso, a luglio Riccione è attaccato da Godzilla. / Woken. Tommy, dal mondo scientifico, almeno dai tuoi colleghi universitari, sì.
Com'è vista? Dimmi. Come è vista la teoria degli alieni? Cioè, tu, anzi, soprattutto, prima di tutto, voglio sapere qual è il tuo punto di vista. Certo, secondo me esistono sicuramente altre forme di vita e molto probabilmente non esiste, cioè, se esistono anche forme di vita intelligenti. Solo che c'è una cosina molto carina che si chiama il paradosso di Fermi, che è una Fermi! Teoria... Okay, Fermi! Viene dall'Andros verso questa... Sì, sì, dall'Andros verso, no, è che... Dice praticamente come mai non ci hanno ancora contattati, no? Se allora, se l'universo è così grande, ci sono così tante stelle, così tanti pianeti, come mai non ci hanno ancora, non abbiamo ancora nessun indizio nemmeno, non siamo sicuri per niente. E ci sono diverse soluzioni, una più brutta dell'altra a mio avviso, e una tra queste, vabbè, una tra queste la più brutta è che siamo soli oggettivamente. La seconda è che una civiltà non può raggiungere un livello abbastanza elevato di tecnologia per potersi mettere in contatto, cioè è impossibile raggiungere, oppure semplicemente si distrugge prima. Poi ce ne sono altre che non mi ricordo. Una, secondo me, che potrebbe essere quella più attendibile è che ci hanno visto e hanno tirato dritto. Oppure che non siamo stati sì, contattati da eventualmente cose esterne. Però la cosa che mi fa strano è che c'è gente che davvero... non pensa nemmeno che esista vita oltre alla Terra, a quella sulla Terra, ok? Ma no? Per la legge dei grandi numeri, per forza esiste vita su altri pianeti, molto distanti, non così tanto distanti, avanzata quanto noi, non avanzata quanto noi, magari ci sarà un pianeta che tipo era preistorica da loro, ma per la legge dei grandi numeri, visto che l'universo è infinito in costante espansione, per forza ci sono altre vite, altre forme di vita. Io sono completamente d'accordo. Ma aspetta, un conto è forme di vita. Esatto, e questa è una cosa... È alieni come li immagina... No, ma allora, forme di vita intelligenti... Alieni è un altro vuol discorso. Dire semplicemente persone non del nostro pianeta. Vabbè, alieni forme di vita intelligenti. Esatto, forme di vita intelligenti. Ma secondo me ci sono esseri marziani grigi o rettiliani. Ma esatto, secondo me c'è sia vita che forme intelligenti. Il problema è che giustamente magari abbiamo lo stesso livello di tecnologia e quindi nessuno riesce a inviare un segnale talmente forte da contattare gli altri pianeti. No, facciamo un discorso diverso. Prendiamo qual è il... facciamo così, decidiamo qui tra di noi adesso qual è il criterio per determinare una forma di vita intelligente. Io propongo... l'autocoscienza, nel senso, quando una forma di vita sa di essere una forma di vita, per me è abbastanza intelligente da poter essere reputata una forma di vita intelligente. Quindi anche un cane, cioè... Esatto, quindi se noi di base non sappiamo nemmeno se un cane o comunque un cavallo, qualsiasi animale è una forma di vita intelligente per questo criterio, allora, come dire, già potremmo avere cosiddetti alieni sul nostro pianeta, diciamo, secondo questo ragionamento. E qual è la più bassa forma, cioè utilizzando come paragone un animale, un essere vivente della pianeta Terra, la più bassa forma di questa intelligenza? Tu... Beh, brunetta. Immaginavo, cioè, oltre brunetta... oltre a lucertola. Oltre a lucertola, qual è la più bassa? Ma poi perché? È la lucertola. Allora, di base noi... vabbè, poi qui si entra anche in un discorso più filosofico dove io posso dire di essere di essere cosciente e che io in realtà sono sicuro solo di esistere e tendenzialmente non sono nemmeno sicuro che tu... Simone, tu Gian e tu Gabrio non siete semplicemente rappresentazioni della mia mente che le sta creando, quindi tendenzialmente una persona può dire di esistere solo per se stessa, non posso nemmeno dire che tu esisti come essere umano, però detto ciò, vabbè, fa niente, questo è un discorso filosofico. No, però scusa, detto in questo caso voglio dire che il mio cervello è un merda perché mi sta facendo fare una vita del cazzo, scusami. Vabbè, sì. Oppure okay. Semplicemente, sì, sono trip, sono teorie e quant'altro, è più che altro filosofiche. Se noi diamo per scontato che l'essere umano in sé è una creatura che abbia appunto autocoscienza, tutti quanti siano capaci di autodefinirsi io, diciamo, degli esseri viventi, no? Allora come potremmo definire qual è la forma di vita più bassa? Perché in realtà, partendo dal presupposto che gli umani sono tutti così, facciamo a scoprire che un animale non è così? Tommy, stiamo a fare un giochino, mo stai a far pignoletto, dico, decidiamolo noi qual è la forma di vita più bassa, così da capire se secondo noi possono esistere altri pianeti con quella forma di vita. No, allora, se vogliamo prendere pianeti con batteri,
che decidiamo essere di forma di vita, ce ne sono sicuramente appunto, anche di più. Appunto, ma anche di più. È già dato per certo, quindi no, evitiamo questo... i batteri, andiamo un po' più oltre. No, il fatto è che, ok, ho pensato anch'io a topi, però il fatto è che tu stai dando per scontato che una forma di vita deve avere una certa, come dire, una forma di vita deve essere per forza con lo stampino delle forme di vita sulla Terra, che sono forme di vita determinate da una cosa che si chiama catena di carbonio, che semplicemente le cellule, le molecole che compongono più o meno tutte le nostre cellule, sono delle catene di carbonio con attaccate altra roba. Ora, di base non è detto che tutte le forme di vita siano... determinate da una catena di carbonio, quindi potrebbe essere altro, potrebbe essere silicio, ferro, qualcos'altro, quindi cioè potrebbe essere a livello proprio molecolare molto diversa la vita su altri pianeti. Quindi di base non puoi dire un topo perché non esiste, cioè è sbagliato. Semmai devi dire tipo, se dici un batterio potrebbe già più essere sensato, perché un batterio è così semplice che la probabilità che si possa sviluppare simile a quello che c'è sulla Terra, allora potrebbe già esserci, diciamo, oppure una roba tipo un virus, che è tipo una celletta con dentro dell'RNA, quello magari ha senso, però anche lì, cioè, come dire, magari il DNA esiste su altri pianeti, però non sai se è fatto dai quattro zuccheri che formano il nostro, quindi anche lì è un po' diverso come cosa. Di certo esiste vita su altri pianeti, io sono super convinto e moltissimi della comunità scientifica seguono questo ragionamento, però è difficilissimo andare a capire e a definire innanzitutto qual è la vita, diciamo, intelligente, per poi dire, ah sì, c'è vita anche intelligente. Quindi è un po' un discorso che non va da nessuna parte. Anche dal punto di vista della comunicazione, io ricordo perfettamente un video di Adrian, Link for Universe. Oh, scusate, intanto sono arrivati dei resub, Royan... Mugnain e Jox ci aveva donato 5 euro chiedendo una roba su il sistema di WoW, di World of Warcraft, però vabbè, me la sono persa purtroppo. Se me la puoi riscrivere per favore, Jox 317, così almeno la leggo. E dicevo, mi sono ricordato di un video che parlava proprio di possibili forme di vita aliene, di Adrian, Link for Universe, che spesso lo citiamo, è un divulgatore scientifico di YouTube. È molto molto interessante come canale, se non lo conoscete andate a dargli un'occhiata. Oltre ad essere molto divertente, è davvero bravo anche a livello scientifico, cioè molto, spiega molto bene. E chiaramente si era soffermato anche sul discorso della comunicazione, cioè quanto potrebbe essere fattibile, oltre all'esistenza di altre forme di vita intelligenti, ma nel caso in cui esistessero, quanto sarebbe probabile poter comunicare con loro? E lì appunto affrontava questo discorso spiegando che, ammesso che ci siano, non è detto che vogliano comunicare. Uno, che vogliano comunicare, che siano anche in grado di comunicare come comunichiamo noi, perché sì, certo. Una forma di vita aliena potrebbe ad esempio comunicare con i colori. No, sì, oppure semplicemente noi siamo limitati dai nostri sensi. E qui, vabbè, qui partiamo in filosofia, cazzo duro. Di base, noi, cioè, possiamo percepire il mondo attraverso i nostri sensi e la nostra ragione, che però è sempre limitata dai nostri sensi. Perché se ci pensiamo, quando noi pensiamo, no? E pensiamo a qualche cosa tipo... Ok, ci sono pensieri razionali e pensieri, diciamo... derivati dai sensi, però quando pensiamo a oggetti razionali non possiamo pensare a qualcosa che non abbiamo già visto, e quindi quello lo tiriamo fuori già dicendo che la razionalità è semplicemente qualcosa che si ricollega a qualcosa che conosciamo già e che noi rielaboriamo, ma non possiamo creare nulla di nuovo nella nostra mente, basta, dobbiamo più averlo in qualche modo visto, sentito o provato sensorialmente. La matematica è un caso un po' a parte, ma lì va bene, parliamo dopo. Quindi di base noi siamo limitati dai nostri sensi, ed è chiaro che se noi non riuscissimo nemmeno a sentire di questa presenza aliena, che magari si, che ne so, comunica a raggi X, come cazzo facciamo noi a saperlo? Abbiamo gli strumenti per vedere i raggi X, ok, però di base sarebbe molto difficile comunicare o vedere, di parlare con queste cose. Comunque hai super ragione dicendo questa cosa, di base sarebbe molto difficile anche, come dire, magari anche vederli o semplicemente sapere che esistono, perché non abbiamo gli strumenti necessari, perché poi i nostri sensi non sono abbastanza avanzati. Vabbè. No, ma in realtà era interessante, vedevo che anche la chat era interessata a quello che stai. Sì, ok, a volte usi dei termini un po' pirotecnici, però cioè, si comprende tutto perfettamente. Tommy, ma quando tornano le tue live a tema scienza? Ah, non lo so ancora, adesso vediamo. Magari farò qualcosina nel futuro. Okay. Adesso sto ripristinando un po' il canale e vediamo di dargli una piega un po' più seria. È che forse oggi dovremmo andare in live sul tuo canale. Yes, forse sì. Verso le 18.
E tanto ecco, c'è Jox317, che è il ragazzo che aveva fatto la donazione, mette in evidenza il messaggio. Simo, volevo riprendere il discorso di Gabriel, secondo il quale possibili forme di vita intelligente potrebbero avere il nostro stesso livello tecnologico e quindi non riescono a mandare segnali. Tantissimo tempo fa fu captato un segnale dallo spazio che venne chiamato segnale WoW. Ah, non lo sapevo, pensavo ci fosse un riferimento a World of Warcraft. No, no, è stato un segnale di un raid di World of Warcraft. No. Oh, raga, Black Rock Mountain. Esatto. Su questo argomento, avete visto il film Arrival? Film stupendo. Sì. Ma che era quello dove c'erano quelle forme di vita tutte nere strane che comunicavano con le macchie, tipo quelle degli psicologi? No, qual era? Aspetta un po', fammi vedere se è quello. Arrival. Ah, sì, è quello è con quello. Occhio di falco. Sì, è quello con occhio di falco. È quello con occhio di falco. L'ho visto e infatti mi stava venendo in mente, cioè parlando di questo argomento, mi stava venendo in mente proprio quel film. Non so quanti di voi l'hanno visto, è molto bello. Consigliatissimo. Poi di base noi esseri umani dovremmo darci una regolata tra di noi prima di poter anche pensare di andare a chiacchierare con entità aliene, perché se non sappiamo nemmeno tra di noi riuscire a trovare un equilibrio o qualcosa, vista la situazione politica e comunque nel mondo, no? E politico-economica nel mondo, come possiamo pretendere che una qualsiasi entità aliena magari ci guardi e ci dica ok, queste persone sono affidabili, che non riescono nemmeno tra la loro razza a mettersi d'accordo? Aspetta, io immagino l'alieno che arriva, fa cerchiamo la persona più influente della Terra e vedono Trump. Mamma mia. Ok, da lì capiscono che è il caso di tirare dritto e cercare un altro universo, cioè cercare un altro sistema solare dove probabilmente c'è altra vita. Ti lasciano in quarantena. E van dritti, sì, e van dritti. Anche ha ragione, cioè. No, sì. È che di base io ho un ottimismo intrinseco per me riguardo all'essere umano, pensando che un giorno riusciremo a trovare quella società utopica, no? Dove tutti quanti noi esseri umani, come appunto essere umano saremo in armonia, solo che non è il caso, a quanto pare, perché davvero sembra che non stiamo andando nelle direzioni giuste. Io però ci spero sempre. Oh, quantomeno, guarda, col virus abbiamo quasi ecco, risanato, bravissimo, il problema dell'ozono. Bravissimo, questa cosa del virus, cioè, oggettivamente è una cosa veramente orrenda, però... come dire, ci ha unito, perché l'essere umano in sé è comunque un po' animale. Quando lo spingi al limite, lui reagisce in maniera da branco, non so come spiegarmi. Però se tu prendi un essere umano e lo metti sul punto di morire, quello cambia decisamente da come si comportava prima, no? E credo che questo ci abbia unito a livello umano di più, no? La Cina ha aiutato molto i paesi esterni, abbiamo tutti quanti aiutato la Cina. Di base va bene, magari gli Stati Uniti stanno facendo un po' quel cazzo che vogliono, però, come dire... Per quanto ci siano stati numerosi momenti in cui la gente si rubava le mascherine, parlo di paesi, test, robe così, alcuni hanno molto aiutato altri paesi e c'è stata un'unificazione. Quindi, nel senso, magari ha portato anche del bene questa cosa, oltre al fatto dell'inquinamento, che comunque è stato assolutamente un'ottima cosa, anche se a breve tempo, perché probabilmente riprenderà tutto quanto come era prima. Beh, infatti... pensando a questa cosa, questo discorso del coronavirus ha portato, penso, tutti quanti a riflettere su possibili ipotesi. Poi io di base lo faccio, la sera mi viene da fare queste riflessioni filosofiche, ma chissà che cazzo. Io sono convinto di una cosa, è una mia personalissima convinzione. L'essere umano arriverà a un punto di tracollo, si avvicinerà al punto di non ritorno, che adesso abbiamo allontanato comunque, perché il punto di non ritorno più vicino sembrava essere il surriscaldamento globale, e io credo che con il discorso del coronavirus e il lockdown generale del mondo lo abbiamo un po' allontanato, non l'abbiamo eliminato, perché tanto lo sappiamo tutti benissimo che come finirà questo allarme del coronavirus, ci vorrà un anno, ci vorrà due anni, speriamo di meno. Però sappiamo benissimo che poi il mondo ritornerà a quello che era una volta, forse anche di più, massimizzerà la produzione, quindi aumenterà l'inquinamento, aumenteranno tutte quelle problematiche che ci stavano avvicinando a un collasso generale. Però secondo me l'essere umano di default è fatto così, ci avvicineremo a un punto di non ritorno, di collasso, ci daremo una reffata, come dicono a Venezia,
E forse, forse in quel momento potremmo cominciare a cooperare e iniziare a lavorare non più come virus letale per il nostro pianeta, ma forse anche come qualcosa appunto di più produttivo e lungimirante per il futuro. Che ne pensate? Io dico che è mancato solo il pezzo dove c'è stata una estinzione di massa per poi arrivare a un numero molto piccolo di esseri umani che allora poi inizieranno a lavorare insieme. Io quella parte lì non la toglierei, perché secondo me non raggiungeremo il punto di non ritorno e ci fermeremo, noi lo supereremo e poi ci saranno le conseguenze, e dopo le conseguenze, da diciamo lezione, arriverà quello che è... Beh ragazzi, la malattia più grossa della Terra, del pianeta Terra, è l'essere umano, Cioè, non ci sono cazzi su questo. Cioè, abbiamo cominciato a rovinare il pianeta, penso addirittura dalla rivoluzione industriale, e non ci siamo mai dati una frenata. Quindi, cioè, è brutto vederla così, ma è vero. Viva la rivoluzione! Diciamo che l'essere umano, oltre ai gatti, è l'unico animale che uccide per diletto. Quindi... Non credo che siano solo i gatti ad uccidere per diletto. No, sono solo i gatti. Davvero? I gatti è l'unico animale che uccide per divertimento. Quindi comunque tutti i felini anche poi... No, solo i gatti. Solo i gatti. Non sto scherzando, solo i gatti. Hanno fatto degli studi sui felini, che la maggior parte... tutti i felini uccidono per cibarsi o per difendersi. I gatti uccidono per diletto. Ma io questa cosa non la sapevo. In realtà il gatto è il felino più pericoloso di tutti, in realtà. Però vabbè, sono piccoli, quindi tendenzialmente sono un po' più gestibili. Teneri, sono un po' degli animali di merda, Sì, sono degli animali di merda. Fanno parte di uno degli episodi più visti della serie Animali di Merda del mio canale. Però quello è, ragazzi, cioè, gli umani sono l'unico animale che uccide per divertimento, per diletto, cioè è l'unico animale che uccide senza neanche essere minacciato a volte, quindi... facciamo schifo, ragazzi, facciamo schifo. E se ci dovessimo estinguere, ma figa, ce lo meritiamo. Porca troia, se ce lo meritiamo. Quindi sì, però prima c'ho un po' di serie TV che vorrei finire prima. Vabbè, pure io vorrei trombare prima di morire, però non è che adesso... Vabbè, mo perché te non hai mai trombato? Che cazzo è? 40 anni vergine? Che cos'è? No, 35, sì, no, adesso quasi. 40 anni lo dice a tua sorella, capito? No, dai. Ma vediamo un po' cosa dice la chat su questo argomento, sono curioso. Io dico da elettronico, ma ha senso che un circuito, se studiato, può essere comparato ad un sistema organico, esempio leggi della robotica. Mi viene un dubbio: e se le forme di vita aliena non siano a base di carbonio ma di origine meccanica? Scusate, ma non posso scrivere una tesi su Twitch. Credo che comunque ti abbiamo capito tutti quanti, abbiamo visto. Vabbè, ma ci sta, noi siamo a base di carbonio, come diceva Tommy, ci possono essere forme di vita a base di silicio, altre a base di altre robe, cioè ci sta. Sì, ovviamente. No, la catena di carbonio che compone le molecole terrestri, biologiche per come le conosciamo, non è per forza, diciamo, è il miglior candidato, secondo me, per la vita su altri pianeti, quant'altro, ma di certo non è l'unica possibilità, anzi, sono pronto a sentire di chi ne sa più di me per quanto riguarda elettronica e quant'altro, che sicuramente ci sono cose interessanti che possono essere viste, come appunto diceva il ragazzo in chat. Chi lo sa, magari un giorno di questi avremo anche il buon Adrian come ospite, l'abbiamo chiamato a gran voce. Madonna. Ha risposto in una storia, ha detto che gli piacerebbe molto, quindi non lo escludiamo, ragazzi, sarebbe bello affrontare questo argomento. Sarebbe molto molto bello chiacchierarci un po'. L'essere umano è un animale sociale, dice Derderian. Quando è sul punto di morire può unirsi ai suoi simili, oppure far prevalere lo spirito di sopravvivenza e del più forte. Purtroppo, per fortuna, abbiamo un cervello tale da spingerci verso una delle due scelte. Una delle cose positive, invece, ci dice lo scofanatore della pandemia, è che ha dimostrato che si può proibire di usare le macchine o altro, se non per motivi comprovati. Fino a 2 mesi fa anche solo le zone senza diesel sembravano assurde. È vero anche questo, anche se è anche palese che non siamo in grado di andare avanti per più di tanto in questa maniera. Infatti mi ha sorpreso molto. Dimmi. Finisci pure. Dicevo, infatti mi ha sorpreso molto la scelta, sinceramente, che molti hanno lamentato, di Conte, di dare questa fase 2... dare questa libertà. Inizialmente sembrava una quasi identica a fase 1, invece comunque sappiamo tutti che ci muoveremo parecchio.
mi ha sorpreso perché è allo stesso tempo spaventato. Io non penso siamo pronti a una fase 2. No, più che altro noi non siamo pronti per un cazzo. Gli italiani sono fondamentalmente egoisti e opportunisti. Tu gli dai un dito, loro si prendono il braccio. Vedi adesso come già la gente cerca di trovare scappatoie, capire come cazzo può aggirare il sistema e le proteste e le cose del genere. Non capendo che siamo, raga, in una situazione... un minimo di crisi. Ragazzi, si muore. Cioè, forse è questo che non entra nella testa della gente. Perché loro dicono, ma nel 100% delle persone morte di coronavirus, il 92% aveva già malattie pregresse, solo l'8% è morto di coronavirus. E quindi cosa vuol dire? Sì, cioè, ma l'8% è tantissimo. E fottercene di che cosa quelle percentuali rappresentino. Ma poi è morto l'8% perché eravamo tutti in quarantena, quindi cosa potrebbe succedere se... se non siamo più in quarantena. Guarda, semplicemente succede quello che è appena successo in Spagna e in Francia, che hanno detto ok, noi adesso riapriamo cose. C'è stato un picco di contagi che in confronto i primi contagi erano niente. In Spagna e in Francia c'è stato di nuovo un picco di contagi incredibile, che hanno deciso di riaprire troppo presto. Quindi cioè. Più che altro a me dà fastidio come la gente prenda le... cioè trattano le percentuali come molti youtuber trattano gli iscritti. Cioè, numeri. Non pensando che dietro quei numeri ci siano delle persone. Non pensando che rappresentino degli individui. L'8% di persone senza malattie pregresse sono persone che sono morte, per fortuna. Soltanto l'8% di persone senza precedenti problemi sanitari. Proprio grazie a sto cazzo di quarantena che abbiamo rispettato così cos'ha, vero italiani? Ma soprattutto il fatto che solo l'8% sia stato sia persone che non avevano malattie pregresse, allora ce ne dobbiamo fottere del restante 92? Dobbiamo andare in giro? Ma allora quaranteniamo soltanto le persone che hanno già malattie pregresse? Ma che cazzo vuol dire? Ragazzi, c'è anche una cosa che si chiama portatore sano. C'è anche una cosa che si chiama portatore sano. Io posso prendere tranquillamente una malattia che a me non fa niente e spargerla in giro. Io consiglio sempre di andarvi a vedere quel fantastico episodio di Scrubs che ti spiega come si espande un virus. Andate a vederlo e capite quanto poco ci vuole. Riesci a recuperare il nome, proprio il numero del Non me lo ricordo. Vabbè, certo, o Scrubs su Amazon. Ecco, quindi ragazzi, cioè, ci vuole un cazzo di niente per diffondere un virus. Voi magari potete tranquillamente essere immuni al virus, quindi avete scoperto che avete, frequentato gente che poi in realtà ha avuto il virus. Voi vi fate i vostri 14 giorni di incubazione, come dovrebbe essere il virus, e dite, cazzo, non mi ha preso, perfetto. In realtà magari no, voi il virus lo avete, ma non vi dà problemi perché siete immuni. Ma andate a trovare vostra madre o vostro padre e sai cosa? Lo prendono. Cioè, la cosa più brutta è che episodio se 12, tu vai a fare una cazzata, 15. Episodio... e poi episodio 12, stagione 5. Okay, se vai a fare una cazzata fuori e vai a casa e infetti tua madre, tuo padre, tuo nonno, sti cavoli, loro non solo muoiono, ma muoiono da soli. Non li puoi andare a trovare e poi li tremano. E poi basta, tu hai perso tuo papà, tua mamma e cose così. A me basta sapere quello per decidere di non fare un cazzo. Perché di base va bene tutto, però nel senso... quando ci pensi è una cosa terrificante. DPG dice una cosa giustissima. È vero che bisogna limitare i contagi con il lockdown, però è anche vero che non si può avere un collasso economico. Verissimo. E infatti il governo Conte sta piano piano aprendo le varie attività economiche in modo da permettere alla gente di tornare a lavorare in situazioni di controllo. Io, in quanto doppiatore, gli studi non possono tendenzialmente tornare a lavorare se non hanno ionizzatori, se non mettono a disposizione disinfettante, guanti e mascherine, se il fonico e il direttore non sono separati da un muro di plexiglass. Cioè, ma tu hai detto la parola giusta, Gian. Lavorare. È lavorare. Diverso a farsi i cazzi suoi. Che è importantissimo fare attività fisica, prendere aria, svagarsi, verissimo. Raga, non è diverso, cioè quello che stiamo passando non è diverso da un periodo di guerra, solo che non siamo contro altre persone. Esattamente. Invisibili. No, esattamente, ragazzi. E allora, scusate, che cazzo facciamo? Cioè, voglio vedere gli ebrei che dicevano, ma io non c'ho più voglia di nascondermi, io adesso esco. No! È stupido! Bisogna preservarsi! Ho capito che tutti noi abbiamo delle esigenze, abbiamo dei bisogni, abbiamo voglia di essere... Credete che io non abbia voglia di
di sentirmi libero di poter uscire a farmi i cazzi miei? Certo che sì, ma comprendo la gravità della situazione e agisco seguendo le linee guida generali che so che possono garantire sicurezza a me stesso e al mio prossimo. Esatto, esatto. Dobbiamo essere meno egoisti, io anche meno esigenti. Spero vivamente comunque che si riesca a trovare un vaccino. So che siamo vicini a questa... A questo ci metteremo un bel po', cioè i vaccini hanno bisogno di settimane, mesi di testing prima. Stanno di già facendo da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni per sviluppare. Ma poi un virus è difficile da combattere, esatto, perché poi evolve in maniera molto semplice, perché la struttura proprio del virus, che è un pezzo di RNA dentro una cellina, tendenzialmente tende a evolversi, ed è lo stesso motivo per cui non è facile anche trovare vaccini per altri virus, in primis il virus dell'HIV. Ma mi basti pensare che non si è ancora trovato la cura per il virus del raffreddore. Esatto. Comunque, ragazzi, vi faccio un esempio praticissimo. Io capisco che anche voi vi siete rotti, in generale voi in chat, ma anche tra di noi ci siamo rotti il cazzo di stare in casa, tutti. Però pensate anche alla differenza delle varie persone che sono chiuse in casa. Vi faccio un esempio. Tommy a casa e ha i suoi genitori, quindi non è da solo. Simone a casa con Rob, quindi... Ma pensate, tipo, Gian va a lavorare, quindi vede altre persone. Voi pensate, per esempio, una persona come me che sta da solo, non va a lavorare. Io sono chiuso in casa dal 7 di marzo, cioè anch'io sto completamente sfasando male. Cioè pure io a un certo punto direi, oh, ma vaffanculo, ma io adesso prendo la macchina, vado a trovare i miei, ma sai a me che cazzo me ne frega? No, me ne frega, perché innanzitutto tengo la mia salute, tengo la salute dei miei genitori. Io quando vedo i miei vicini di casa qua sotto, sti pezzi di merda che sono sempre qua sotto, che se ne sbattono il cazzo, niente mascherine, niente guanti, sono sempre lì che si passano le sighe, quelle, ma non sono proprio sighe, ma è un altro discorso. Cioè io ci sono delle volte che penso, figa, ma vi prendessi a voi e vi portassi in ospedale. Ah, e poi penso, no, perché per colpa vostra probabilmente si infetterebbe altra gente. Cioè... Infatti è una cosa... Porca troia, cioè... Un argomento che vorrei aprire a... Vado a fare la pipì, guarda. In parallelo è anche la depressione, il livello di depressione che sta causando questo questa quarantena. È giusto ovviamente stare a casa. Io non oso immaginare quanto sarebbe stato ancora più brutto se fosse successo questa cosa in un periodo lontano dall'internet che abbiamo oggi, che ci consente comunque di fare maratone, no? Di streaming, videogiocare, fare live come stiamo facendo noi. Parlare. Noi siamo fortunati ad avere accesso a internet, ragazzi, veramente. Che Wolfer ci ha fatto una donazione di 40 euro, ragazzi. Grazie mille, Wolfer. Minchia, grazie mille. Quelli col nome Wolfer, non so se è lo stesso Wolferotto Panzerotto, ma grazie mille. Di una generosità pazzesca. Grazie Wolfer, grazie per il sostegno. Comunque è vero, ragazzi, io sto soffrendo di insonnia peggio che in tutto il resto della mia vita. Sono abbastanza giù di morale, ma per motivi miei, che ovviamente questa quarantena corrobora, perché ovviamente sono da solo con i miei pensieri, ho pochissimi contatti umani, cioè gli unici contatti umani che ho sono con la mia vicina, che ogni tanto ha bisogno di una mano col computer, allora vado ad aiutarla e in cambio mi dai cioccolatini. Ed è vero, è verissimo. E io non ho problemi psicologici, quindi posso soltanto lontanamente immaginare che in una situazione molto peggiore della mia, persone che hanno dei parenti abusivi in casa, persone con problemi psicologici, persone con tendenze suicide. È vero, lo sappiamo, è una situazione grave. Ed è ovvio che bisogna fare in modo di poter tutelare e aiutare queste persone nonostante il lockdown, nonostante la quarantena. Ma ciò non toglie che io non giustifico chi fa le grandi fughe, chi per il ponte di Pasqua se ne va in vacanza. No, quello non è avere dei problemi, quello è un volersene fottere, perché i miei bisogni vengono prima di quelli di chiunque altro, e allora sei stronzo nell'animo, mi dispiace, perché lì semplicemente vuoi mettere il tuo divertimento e la tua spensieratezza prima della sicurezza tua, dei tuoi cari e di tutti quelli che ti stanno intorno. Perché come italiani noi siamo un popolo che è sempre stato dominato nel corso dei secoli, noi non abbiamo fatto una rivoluzione a pagarla, non abbiamo mai sentito veramente patriottismo o appartenenza a un'unica nazione, perché siamo sempre stati territori separati, unificati nel 1861. Siamo una nazione estremamente giovane da quel punto di vista, siamo più giovani dell'America, abbiamo più storia dell'America, ma siamo una nazione molto più giovane. E in funzione di questa dominazione, il plebeo, il popolano, l'italiano medio, si è fatto furbo. Chi è che governa oggi?
Ah, ok, a me non cambia un cazzo, io guardo il mio giardino, guardo i miei coglioni. Questa cosa è verissima, l'italiano non ha senso di appartenenza alla nazione. Ormai non si chiama più nazione, ma si chiama paese. No, si chiama nazione, l'Italia è una nazione. E questo non è un discorso di politica, questo è un discorso di società ed è molto diverso. Questa roba mi ha veramente, veramente colpito, che hai detto, perché è verissima. E ci avevo ovviamente già pensato, ma bravo che l'hai tirata fuori. Il discorso a base di tutti i casini che ci sono in Italia, non tutti, vabbè, molti casini che secondo me si potrebbero risolvere con un senso di appartenenza alla nazione molto più forte, non al mio orticello, come dicevi tu. Cioè, io... la gente sente appartenenza alla propria città, sì, forse alla propria regione. Sì, però non è la stessa cosa. I romani... Ci facciamo una guerra tra di noi, dai. Esatto. Oh, c'è Alexa che mi sveglia alle 14. Oh, Alexa, basta. Ma dai, stavamo facendo un discorso così intenso. Questo discorso, Simone, ma lo continueremo senza peli sulla lingua e senza maschere a celare il nostro viso. Strappatela come fanno i protagonisti di Persona 5, su. Pronti a clippare, gente? No. Vai, ragazzi, Simone. Allora, piccola premessa, perché io mi sono visto allo specchio. Sono veramente brutto, ragazzi. Cioè, già di default, ok? Sono brutto, ma... adesso faccio proprio schifo, quindi dimenticate questa cosa, per favore. Vai. Non lo so, non lo so. Vai. Ok. Oddio, aspetta, qualcuno. Sembri Gunther. Sembro Gunther? Sì, quello lì, ulala, aiutami. Un tizio messicano adesso, perché quella quella camicetta, sì. E togli gli occhiali un secondo, sembri un tizio di quelli, sai, le spalle un po' cicciotte messicane? Sì, quelli che vanno, che aspettano, capito, lì, che li portano via a lavorare col furgone. Esatto, bellissimo però. Ok, grazie ragazzi, mi sento molto meglio adesso, grazie. Gunther, ok, sarà il mio nuovo. No, poi ti chiamerò Renato. Ragazzi, sono orribile. Questo è il motivo per cui io mi tolgo i peli dalla faccia costantemente da quando ho... C'è gente che chiede, ma ti escono direttamente dal naso? No. Allora, c'è una divisione che separa il naso e soprattutto qua in mezzo, come anche Matt è uguale, nella stessa condizione. Lui... solo che lui, sai, sono talmente tanto folti e fitti che si mischia e non te ne accorgi. Però anche lui non gli crescono qua. E non potrei mai fare i baffetti da Hitler. Però sai che comunque ti danno un tono. Secondo me, se li fai crescere ancora un po', in modo che si infoltiscano giusto un pelo, i baffi non ti stanno troppo male. No, anche secondo me. È vero, però. È come quando voi mi avete visto per la prima volta con i capelli corti. Ragazzi, sembrano delle sopracciglia. Che cosa stai dicendo? Sono orripilanti. Sono la cosa più lontana dal sesso che possa esistere. Ma ricordati una cosa, di birra e di fregna il baffo si impregna. Io ti dico, ti danno un tono, ed non è un tono spiacevole, e ma credo che anche la chat sia d'accordo. Ma non credo, ma non è vero, ma non dite stronzate. Poi, è il tuo aspetto, sei soltanto tu a decidere come vuoi vederti. A me dicono, con i capelli, tipo con i capelli un po' lunghini, riccini, stai bene, ma a me non piace, mi dà fastidio portarli e non li porto. Quindi ti capisco, se te li vuoi tagliare adesso te li puoi tranquillamente tagliare. Quello che ti posso dire però è che non ti stanno male. Però cioè, con quei baffi lì, testa, non... con quei baffi lì ti vedo bene nudo con dei calzini di spugna. Proprio in stile porno anni 80. Che è più o meno la skin con cui vado a dormire di solito tutte perfetto, le notti. Perfetto, ma bianchi però, cortesemente. Sì, perché io ho caldo dappertutto tranne che sui piedi. Sui piedi ho sempre freddo, quindi tengo quasi sempre i calzini. Ma io non riesco ad andare a dormire con i calzini. No, mai nella vita io. Ho no. Bisogno dei miei piedi liberi. No, vabbè, d'estate no, d'estate da pazzi. Cioè... faccio la schiuma proprio. Cioè io e Tommy abbiamo bisogno di dormire con la finestra anche un po' aperta. Noi. Esatto, bravo. E Andros no. No, io sono in campeggio, dormo con le calze. Andros... è incredibile come per essere una semplicissima live di Just Chatting, già solo per il discorso dei baffi siamo a una media views molto più alta del solito, ragazzi. Siete veramente delle merde tutti. Vabbè, quanti. Comunque da oggi in poi vi presentiamo Simone che verrà chiamato Nacho Libre. Nacho. Mamma mia, posso anche fare questo, ragazzi? Mamma mia, che fastidio, vorrei togliere. Finita sta live, proprio via, zac. Anche perché Frank non lo posso sporcare con questa merda in faccia, ragazzi.
Simo, nessuna offesa, ma sei orribile con quei baffetti. Ma non è vero, c'era anche Connie che diceva mi sto già abituando. Ah, bene. Bene. Grazie, sono contento. Cioè, è che con quei baffi lì... tutti qui. Grazie. No, è che in realtà che con quei baffi lì... Cazzo, sembri finalmente maggiorenne. Esatto. E più te li vedo addosso, più mi accorgo che ti stanno bene. Sì, esatto. È vero. Più ti vedo addosso, più. Cioè, a parte la cosa iniziale, un po' come quando io sono arrivato che mi ero tagliato i capelli, che mi avete insultato. Però io sto molto meglio con i capelli corti, lo sappiamo tutti. Cioè, il fatto che più te li vedo addosso, più ti stanno bene. Vabbè. Sì, ma e non sto scherzando, sono serio. Come dicevo io, cioè nel senso, ti stanno bene, ma è il tuo aspetto, sei tu che ti devi trovare, esatto, a tuo agio. Poi sei tu che decidi, esatto. Ma già di default io non sono a mio agio con il mio aspetto, però così va ancora di meno, ragazzi. No, sì, cazzo. Bene, ma stavamo parlando di argomenti molto interessanti. Non è Gabbo! Cosa? Gabbo ha ragione. Non è chi? Gabbo! Porca merda! Aspetta, sono moderatore, chi l'ha scritto che lo banno? No, ma non lo faccia. Ma cosa fa? Okay. Cosa bannato, dice? Bannato. Ora vogliamo il pizzetto, ma anche Simone vorrebbe il pizzetto. Ecco, io per esempio ho portato per una vita il pizzetto convinto che mi stesse bene, ma facevo cacare. Ok. No, allora, c'è stato la prima settimana in cui ho ceduto a questa cosa dei baffi, perché sono circa... questi sono circa... poco più di due settimane, se non sbaglio, sì, dovrebbero essere, o due settimane precise. La prima settimana ho lasciato proprio tutto andare, ho detto va, vediamo che cosa succede. Non si notava ancora in chat, perché comunque tenevo sempre la mascherina, no? E i cerotti. E poi i cerotti. Ma quando ho cominciato a mettere i cerotti già avevo tolto il resto della barba. E sono orripilante, veramente. Allora, adesso... qua c'ho tipo un paio di giorni che non me la taglio e io sento la grattugina. Ma io non potrei farmi crescere la barba perché non c'è... Aspetta che mi stanno chiamando da Netflix un attimo. Sì? Glielo chiedo. Simo, chiedono se vuoi partecipare come attore adesso, perché ti hanno visto in live, o alla Casa di Carta o a Narcos. Se sei interessato. Preferisco Narcos mille volte. Ok, va bene, dice Narcos. Messicano numero 2, va bene, glielo dico, grazie mille, buona giornata. Ma muore, diciamo. Però solo al terzo episodio, quindi tre episodi li fai. Tre episodi è onesto, cazzo. Piuttosto che niente. Ma devo cambiare anche, cioè, che l'abbigliamento va bene, immagino. No, direi che mi sa che va bene. Allora, no, hanno detto che devi andare proprio così, basta che togli le cuffie e sei a posto. Ok, va bene, grazie. Niente, ci mancherebbe. Quindi il mio nome da messicano qual è? Nacho Libre. Nacho Libre, va bene, lo scrivo anche nel titolo della live, per sicurezza. Non è il tuo nome da messicano, il tuo nome è basta. Da luchador anche un po'. Sì. No, la Casa di Carta più che Torbella Monaca sarebbe Ostia. Giusto. La Casa di Ostia. Come si scrive Libre? Io non lo so. Libre. L-I-B-R. Libre. Perché no? Libre, ecco, così aggiorno anche il della chat. Nacho Libre, che è il nome, il cognome è Doritos, probabilmente. Nacho ma... Libre Doritos. Perfetto. Cosa sta diventando? Questa è 753 spettatori. Non è vera sta cosa. Nacho Leader. Nacho Leader. Aspetta, lo cambio. Grande. Odio e vi amo allo stesso tempo. Comunque vorrei solo raccontarvi la mia esperienza Covid-19. Mia madre lavora nel campo della sanità e da poco mi è stato diagnosticato un disturbo da ansia generalizzata. Ciò significa che in questo periodo dove io devo rimanere a casa non posso fare altro che avere l'ansia che un giorno mia madre non potrà tornare a casa per paura di potermi infettare. Ragazzi, state a casa e non fate gli stupidi, ve lo chiedo per favore. Guarda, Fintastic, ti capisco benissimo. Entrambi i miei genitori lavorano nel campo della sanità. Mio padre è otorinolaringoiatra, mia madre è anestesista. Mio padre è stato rimandato a casa poco dopo il lockdown. Gli hanno detto tu stai a casa perché ha già avuto problemi cardiaci un paio di volte nel corso degli anni, quando io avevo 17, 18, 19 anni, forse poco prima. E quindi gli hanno detto tu sei a rischio, vai a casa, lavori in smart working e dai una mano ai tuoi colleghi via telematica. Mia madre no, mia madre è over 50, si avvicina verso i 60 anni, è una delle anestesiste più esperte dell'ospedale di Chieri ed è una di quelle che milita da più tempo, da decenni ormai, lì saranno meno 30 anni, e lei si è fatta turni da 12 ore lì dentro, in terapia intensiva.
si è ammazzata. Infatti non ho mai visto i segni del tempo sul volto di mia madre come in queste settimane. Cioè non mi sono mai reso conto che mia madre invecchiava. Me ne sono accorto guardandola nel corso dei giorni di queste settimane. Quindi capisco la tua ansia, capisco le tue preoccupazioni, perché sono quelle che ho condiviso anch'io. Oltretutto io vivo a Milano, loro a Torino, in provincia di Torino, tra virgolette. Non potrei nemmeno andarli a trovare se succedesse qualcosa. Quindi ti capisco bene. Guarda, Gian, io ti dico, i miei abitano a due paesi di distanza, a 5 chilometri, e non posso nemmeno io andarli a trovare se dovesse succedere qualcosa. Mia sorella abita a 15 chilometri, non posso, quindi ti capisco benissimo. E tra l'altro appena è partito il lockdown mia madre era appena stata operata e ha dovuto seguire comunque delle terapie in ospedali che erano piene di gente con il virus. Scusate un secondo, io avevo un sacco di paura. Alabama Man, Simo! Ecco, andate avanti. Sì, quindi capisco benissimo la situazione. Chi ha parenti e ha paura che possa succedere qualcosa. Io quando mia madre mi diceva oggi sono andata in ospedale a fare la terapia, è figa, io c'avevo il cuore in gola, capito? E giustamente mio padre mi diceva, io non la posso accompagnare perché è meglio che esca solo una persona. Direi. E giustamente. Quindi sì. Io sentivo mia madre due volte al giorno, prima della terapia e dopo la terapia. Jox317 ha donato 10 euro dicendo tanto, tanto rispetto per tua madre, Gian. Grazie Jox, grazie mille. E quindi ragazzi... io ho un rispetto, io ho sempre avuto rispetto per i medici, perché io ho avuto una ragazza che faceva l'infermiera, ho avuto una ragazza che fa tuttora l'infermiera, e, però non è più la mia ragazza, la dà a qualcun altro, ma questo è un altro discorso. Comunque, parlando seriamente, già all'epoca vedevo quando faceva i turni di notte che si ammazzava in pronto soccorso e tutto, quindi ho sempre avuto molto rispetto. E l'ho neanche a farlo apposta, l'ho risentita ultimamente appunto anche per questa cosa qua, e dice che lei praticamente ormai vive in ospedale e sono già loro che hanno paura di giustamente essere contagiati, ma loro hanno fatto questa scelta del loro lavoro e hanno detto che grazie a Dio nessuno di loro si è mai tirato indietro, capito? E meno male che ci sono loro, però... A me una cosa che mi infastidisce di bestia è anche la demonizzazione degli operatori sanitari in questo periodo, proprio nelle ultime settimane, che adesso cominciano a... Se prima magari tanta stima per i medici e tutto quanto, adesso invece tutto quanto si è ribaltato e vedo un sacco di gente che fa questi medici che non sanno un cazzo, che non sanno come si deve affrontare, perché magari qualcuno... qualche medico ha dichiarato no, l'intubazione non serve, robe del genere. Io non so se l'intubazione serve, ma quello che mi immagino è che comunque i medici cerchino di fare il più possibile per tenere in vita le persone, e questo virus lo si sta imparando a conoscere nel corso delle settimane. Non è che loro hanno il virus, arriva, ti dà una bustina, guarda, questo è come mi devi trattare, grazie, ci vediamo tra poco. No, cazzo, il virus deve essere studiato, devono capirne i sintomi, che cosa provoca e robe del genere. Si sta navigando a vista. E voi, persone che chissà che cazzo fate nella vita, vi permettete di giudicare, esprimere giudizi, a volte anche insultare e criticare persone che stanno sacrificando il proprio benessere, la propria vita, rischiando la propria vita per cercare di tenere in vita persone che magari non conoscete o magari sono vostri familiari, se non voi stessi. Fatevi un esame di coscienza. Quello che ho notato io è che troppo alcune, cioè la maggior parte delle persone in questo momento ha un nervosismo che non riesce a controllare. L'ho notato anche molto banalmente nelle interazioni sociali che ho io con i miei contatti. C'è proprio un livello di rabbia, di nervosismo generale molto più alto rispetto allo standard, e è comprensibile questa cosa perché siamo tutti quanti delle bestie in gabbia, per carità di Dio, quindi io da una parte lo comprendo, ma questo non fa altro che diventare un cane che si morde la coda, perché si riflette su tutto, comprese anche appunto le lamentele nei confronti delle forze dell'ordine, nei confronti dei medici, dei dottori. Ed è una cosa che può andare soltanto che peggiorando. Questo mi spaventa, perché più andiamo avanti più percepisco questa cosa aumentare e non diminuire. Cioè, ragazzi, voi forse non vi è chiaro, e non dico voi, ovviamente, i miei colleghi, ma anche... Io ho rotto delle amicizie da quando sono... No, io dico solo, ragazzi, cioè, se uno è diventato medico, se uno è diventato infermiere, ragazzi, non ha studiato psicologia della comunicazione, non è andato all'università a fare comunicazione che in 20 minuti siete fuori, ok?
cioè è gente che ha alle spalle anni di studio e ancora continua a studiare. Quindi, cara la mia modella che lavoro presso me stessa, vedi di tenere la bocca chiusa e non rompere i coglioni alla gente che sta salvando delle vite. Questo è quello che dico io. E io sono la prima persona che è incazzata nera perché in casa sono sempre arrabbiato. E loro, i ragazzi con cui lavoro mi conoscono. Io sono, penso, la persona meno arrabbiata del mondo. Sono proprio quello che... Ultimamente siamo tutti quanti. Io vi giuro che quando sento il vicino di casa, che già mi fanno incazzare di base, che cominciano a urlare qua sotto e fanno i coglioni, io vorrei scendere, capito? Prendere il crick della macchina e spaccargli la testa, perché sono delle teste di minchia. Però ovviamente conto fino a 10, penso alle cose, e anche se devo dire qualcosa, penso di nuovo alle cose, riconto di nuovo fino a 10 e poi nel caso esprimo la mia opinione. Se sono arrabbiato, sto zitto. Perché è la rabbia che ti fa dire cose anche sbagliate. Quindi quello che dico io è, queste sono persone che stanno cercando di salvarci la vita, non di salvare la vita ai malati, di salvare la vita a te anche che sei sano, ok? Quindi fategli fare il loro cazzo di lavoro, che si stanno sbattendo come degli stronzi per cercare di salvare la vita al paese e al mondo. Quindi, il fatto, Gabriel, è che panico e paura sono d'accordo. Le più contagiose della terra. Sono d'accordo. Non c'è niente di più contagioso. E purtroppo, se ci mettiamo anche un pelo di arroganza, una spolverata di zucchero, cannella ed ogni cosa più bella, arroganza, egoismo, egocentrismo, testardaggine e una beata massa di cazzi propri prima di qualsiasi altra cosa, è ovvio che la gente non ci capisce più un cazzo. Poi vogliamo parlare. Comprendo il nervosismo, ma bisogna mettere il senso civico e il raziocinio prima di qualsiasi altra cosa. Perché noi vorremmo, se noi risultassimo positivi al Covid, vorremmo che le persone nei nostri confronti si comportassero nella maniera migliore possibile. E se vogliamo essere trattati così, forse è il caso che la gente cominci a comportarsi esattamente come la gente spera che ci si comporti con lei. Ma vogliamo parlare anche di quelli che in questo periodo stanno cacando il cazzo, per cui mi sto battendo tantissimo su Facebook per far riaprire le chiese. Cioè, queste sono quelle cose che a me mi fanno incazzare più di tutte, perché da una parte posso comprendere il nervosismo generale, da una parte posso comprendere che non lo giustifico, però io capisco i motivi per cui tutte queste persone incazzate magari in ospedale si ritrovano a litigare con i medici, a far cose, ok, ma quelli che in questo momento stanno cacando il cazzo per far riaprire le chiese, raga, io rispetto veramente il pensiero altrui sulla religione e tutto, la libertà di poter professare qualsiasi culto, quello che cazzo vi pare, ma aprire le chiese adesso è proprio una stronzata infinita. Mi aggiungo e ti aggiungo anche una cosa. Allora, a riaprire le chiese io posso capire il sentimento comune, ma è un luogo a rischio. Non sto dicendo che la chiesa è nugolo di germi e merda, no, tutt'altro, ma comunque si tratta di un luogo dove anche col distanziamento la porta è una e il rischio comunque... Scusami, dico che ho un amico che ha mandato un messaggio dove dice che il 10 farà una grigliata a casa sua, io ci ho litigato per convincerlo a non farlo e ci ha donato 20 euro Vanno per raccontarci questa cosa, quindi grazie, dovevo... Claudio, minchia, hai fatto benissimo, a cazzotti in gola sta gente. Vai, dicevi, John? Dicevo che appunto, oltretutto le chiese sono frequentate per lo più da anziani. Gli anziani sono persone estremamente a rischio. Non si può fare. È una cosa che mi fa altrettanto incazzare, questo riguarda la mia categoria. Ho visto il video di un attore che diceva i teatri non possono essere riaperti perché non c'è il distanziamento giusto, bla bla bla. Però se noi facciamo così, aveva messo, che ne so, gli spettatori in due file principali, togliendo la fila principale e distanziandoli, raga, è una chiesa, quindi io mi batto per la libertà di culto, la libertà di professare una religione, ma mi batto anche per la libertà di bellezza, perché il teatro è una necessità e bisogna riaprire i teatri. Io dico, ma quanto puoi essere idiota? Ma guarda, io Netflix, comprendo la tua necessità di lavorare e so che per te l'arte, recitare, il fare uno spettacolo è qualcosa di per te fondamentale, ma è un periodo in cui bisogna fare dei cazzo di sacrifici. Siamo in una situazione critica? Sì. Siamo in partita IVA e quindi le tasse ci spaccheranno il culo? Sì. Ma un adulto responsabile dovrebbe anche sapere gestire le proprie finanze e avere un po' di soldi da parte. Mi auguro che la gente sappia riuscire ad affrontare i problemi che si presentano nella maniera migliore e anche che il governo riesca a venire un attimo incontro alle difficoltà dei lavoratori autonomi.
Al di là di questo, riaprire le chiese, esattamente come riaprire i teatri, è una cazzata, perché sono luoghi di aggregazione, luoghi di ritrovo, dove molte persone andrebbero e il rischio di contagio è alto. Più che altro è che l'alternativa è peggiore. Ok, abbiamo pochi soldi, c'è chi veramente sta morendo di fame per questa cosa, sta chiudendo la propria attività, ok, ma riaprirla, cioè, rischia che ci sia una ci siano delle conseguenze ben peggiori, capito? È questo che mi sorprende, che le persone non arrivano a dire, a pensare. Poi vedere, vabbè, il discorso delle chiese. Oggi ho visto un video su Facebook che mi ha triggerato tanto. Quello del vescovo? No, sono questi ragazzi che, vabbè, che poi hanno questa faccia da veramente... Non scadere in questi discorsi, no, Simo. No, non è che scado, cioè c'hanno... Cazzo, è indiscutibile, se ve lo faccio vedere, potrei anche farlo vedere in diretta. Sembrano dei robot, ok? Questo è un mio punto di vista, e che un po' ha alimentato anche quest'odio. E non fanno altro che dire, sai, quei messaggi, quei video condivisi, no? Dove prima si vede uno, poi si vede un altro che parla e portano un messaggio continuo. E spiegano perché vorrebbero che riaprissero le chiese. Hanno bisogno. Non si può impedire alle persone di professare la propria religione. Oh, ma chi te lo impedisce? Ma poi a me mi fanno ridere queste cose, perché tutti stanno a cagar cazzo, tutti tranne il Papa, che ha detto: esatto, seguite le direttive di Conte. Ma porca puttana, ma se ve lo dice il Papa. Quello che a me mi fa storcere più il naso è che, secondo me, gli esponenti religiosi che in questo momento stanno spingendo in questa direzione lo fanno soltanto per i soldi, perché così possono fare le donazioni per il Covid e si possono intascare quei cazzo di soldi. E mi fa schifo tutto questo. Mi fa schifo tutto questo. Io non voglio vedere sta roba, cazzo. Poi sul mio Facebook, andate a fanculo. Ah, vediamo un po' la chat. Io, oddio, sta schizzando. Ok, io sono d'accordo con Simone. Nella mia città abbiamo tre casie. Tutti e tre sono grati. Uno è morto. Credo che siano tutti chiese. E tre sono guariti. Abbiamo tre chiese, tutti e tre sono... No, abbiamo tre casi di Covid. Ah, ok. Tre sono guariti, uno è morto. E l'altro ancora in terapia intensiva, quindi aprire le chiese è una grande cazzata. Esatto, poi ok, aprire le chiese magari non aumenterà di tantissimo il problema, la diffusione del virus, ma comunque anche una cosa simbolica. È una cosa che serve? È proprio necessaria? No, e allora statene zitto, cazzo. Io sono molto d'accordo a permettere la visita dei nonni ai bambini. È ovvio che non saranno mai mantenute le distanze né dagli uni né dagli altri, e gli anziani sono a rischio. Punti di vista. Sono induista, mia madre è arrivata a fare le videochiamate con il nostro prete per farsi benedire e farsi spiegare quale preghiera fare per non essere contagiato. Ecco, ci avete i soldi che escono pure dal bucio del culo, parlo a, in questo caso, alla Chiesa Cattolica, ma fate qualcosa, cominciate a tecnologizzarvi, cioè, che cavolo. Ho saputo che nel mio paesino di meno di 1000 persone con 5 casi Covid confermati. Di feste di compleanno, tra cui uno di una ragazza, figlia di un assistente della protezione civile. Io basita. Ecco, poi ci sono anche questi casi, è assurdo. Grazie Argon98 per il sub, Troicoico95 per il resub. E non so se mi ero dimenticato qualcun altro prima, no. Mi sembra... E attenzione, non vogliamo ovviamente denigrare chi crede nella fede cattolica, nella fede cristiana, ortodossa, induista, buddista, roba del genere. La libertà di culto è un diritto fondamentale, ma l'aggregazione, la riunione per il culto è una cosa rischiosa adesso. Bisogna imparare a fare dei sacrifici, perché è troppo facile far fare i sacrifici agli altri e non farli noi stessi. Anzi, proprio la vostra religione ispira questo sentimento. È stato un attimo l'ippodromo, ripeti. Oh, ho sentito. Come sta andando Valentino? Ma guarda, la gara è andata bene. Alla gara, la gara è andata bene. Abbiamo avuto qualche problema in partenza, però tutto a posto. Ho bisogno di Gabbo per fare Valentino. Io e Gabbo facciamo un Valentino e la telecronaca bellissimo. Comunque, bisogna fare dei sacrifici, ragazzi. Bisogna tenere duro. Credete che... Cioè, cazzo, io e Simo una volta ogni 2 o 3 giorni diciamo, minchia, non vedo l'ora di uscire. Ma non possiamo, lo sappiamo, ce ne facciamo una ragione e affrontiamo il domani coscienti che bisognerà tenere duro. Punto. Non ce la facciamo più tutti, ragazzi.
Abbiamo una cosa fantastica che è l'internet. Collegandomi a quello che dice Gian, messe le potremmo fare online tranquillamente, se proprio le persone non possono fare a meno di pregare. Qualcuno che diceva che le messe lui le segue online. Infatti c'è chi le fa, appunto, ma dico, ma comunque sia, ma, cioè, ma prega in casa, no? Ma in questo momento... Ma tra l'altro c'è scritto proprio sulla Bibbia, detto da Gesù, che è il vostro project leader, che dice che, giustamente, Dio è dappertutto e ovunque lo pregate lui vi ascolterà, quindi non c'è bisogno di andare per forza in chiesa, tutto lì. Vabbè. Lord Westford, invece, cosa ne pensate del non aiuto europeo? So che nessuno sa i fatti in ogni sfaccettatura e non possiamo professare verità, ma da parte dell'Unione Europea mi sono sentito un po' tradito. Sono tutti incasinati, è un po' un casino. Adesso noi italiani siamo in realtà, secondo me, una tra le prime ad uscirne, se ne usciremo, diciamo, se avremo la testa per uscirne, ecco. Mm. Potremmo essere una tra le prime a riprenderci seriamente, nonostante abbiamo subito comunque un grandissimo colpo, però appunto io non sono così incazzato, anche se oggettivamente se la comunità europea è un insieme, aiuti sarebbero stati dovuti a noi all'inizio di questa storia, adesso magari ad altri, a noi prima. Quindi ormai è andata, quindi non possiamo stare lì a pensarci troppo. Se ci fossimo dovuti, per dire, non sarebbe sensato incazzarsi adesso per una cosa che non possiamo cambiare, che ci sarebbe servita prima. Usiamo queste risorse per vedere di uscirne come si deve e poi se ne parlerà più avanti. Questo è quello che penso io. Io non sono abbastanza informato per dare un'opinione. Non voglio rischiare di dare delle opinioni polarizzate basate su informazioni frammentarie che non conosco abbastanza bene, quindi... evito di esprimermi pur di evitare di creare disinformazione. Io mi sento molto d'accordo con questo punto di vista, nel senso, è facile dire non posso farmi un'opinione perché non so le cose, sembra quasi facilona come risposta, però in realtà è vero. Stiamo passando un momento così tanto particolare di crisi planetaria che adesso aggiungermi a tutti quelli, anche sai, quei politici che sento continuamente che remano contro a Conte, io non me la sento di poter dire niente perché... nessuno di noi ha le competenze in questo momento per poter dire si poteva fare così, si poteva fare colà, si poteva fare meglio, si poteva fare peggio. E la stessa cosa vale per l'aiuto che abbiamo ricevuto da parte dell'Europa. È stata una cosa improvvisa, non sono io nella posizione, e nessuno di noi credo siamo nella posizione di poter dire, di poter aprire un dibattito su questo argomento, ecco. Un conto è parlare di quello che dovremmo fare, provare noi, parte del popolo in casa, e un conto è dire quello che avrebbero dovuto fare i paesi. Una cosa sicuramente posso dirla, l'idea di Trump di dire di fare l'iniezione di disinfettante endovena è veramente un'enorme stronzata e sarebbe il caso. Ma una cosa posso dirla, Conte per quanto mi riguarda sta facendo un ottimo lavoro, non è facile prendere le redini di una nazione in un periodo come questo, cioè io mi immagino qualsiasi altro capo di governo italiano, che, cioè, immaginatevi Di Maio a gestire sto bordello, immaginatevi Salvini a gestire, ma anche solo Berlusconi a gestire sto bordello, o Prodi o chiunque altro, vedere come cazzo riuscire a venire a capo di tutta questa situazione di crisi, perché è una situazione di crisi. Per quanto mi riguarda, penso che Conte stia facendo un buon lavoro, e anche a livello internazionale Conte penso sia uno dei capi di governo italiani più stimati degli ultimi anni. Sì. Cioè, è riconosciuto in una maniera ottima da parte dei suoi colleghi. Mi dà abbastanza tranquillità. E poi mi attacco un attimino al commento di TheBjorn66 che dice Simo, si chiama opposizione, è normale che remino contro. Non si può fare niente. Devono dare aria alla bocca. È proprio la sensazione però che si ha, ecco qua posso parlare per sensazioni, è che almeno da parte dell'opposizione stiano arrivando continuamente rotture di coglioni solo per il fatto di essere l'opposizione, di dover per forza remare contro. Alcuni politici, senza far nomi, sembra che cambino idea da un giorno all'altro, sembra che cerchino consensi. No Simone, noi non lavoriamo col favore delle tenebre. Hai ragione. Però è questo che un po' mi dispiace, che la sensazione è che la politica stia facendo il gioco della politica e basta, non stia facendo qualcosa per il reale interesse. Cioè, cosa dice Conte? Questo che allora noi diciamo quest'altro, perché così troviamo il favore di tutti quelli che storciano il naso adesso all'idea di non poter uscire.
Meno male che c'è, mi sento di dire nella mia ignoranza che mi fa stare tranquillo sapere che c'è un conte in questo momento che amministra un po' il tutto. Ma infatti anch'io sono contento del fatto di come stiamo, di come stia reagendo anche al solo i meme, no? Ah, conte bellissimo, ah, Daddy Conte. Che però oggettivamente la nostra, anche la nostra generazione di giovani sta reagendo in maniera positiva a questo che è una figura, un leader dell'Italia. E non ho mai visto sì, meme su Berlusconi ne ho visti, ma per esempio su Di Maio, su Salvini, ok, meme sì, ma non meme del tipo ah, non che bello, esatto, non meme del tipo ah, guarda che c'è questa figura che dice una cosa e noi tutti la facciamo, no? Ci sono meme bellissimi anche su come Conte dice una cosa e tutti la fanno in maniera super bella, ed è una cosa figa perché oggettivamente si sta uscendo fuori che molta gente lo segue come figura proprio perché sta facendo un buon lavoro, quindi è molto bello. Ma io adesso ho una domanda che faccio alla chat. Avete visto, cioè, ne stavo parlando prima che andassimo in live. Ma chi è questa nuova waifu? Allora, ho visto la sorella di Kim Jong-un, no? Che adesso la vedo memata dappertutto, versione anime, comparata con quest'altra russa che io non so chi è. Allora, di sicuro Tommy lo sa meglio di me. No, però non è vero, non è vero. È una fregna, chi è? Era, no. Se non sbaglio, era una ufficiale militare russa, ma era venuta fuori tipo 5 anni fa. Ma perché adesso sbuca fuori così all'improvviso? È stata la waifu per un tot tempo, cioè la waifu politico-militare per un tot di tempo. Infatti mi sono stupito di vederla tornare in tendenza, però paragonata appunto a quella che potrebbe essere la nuova leader della Corea del Nord, è perfetta, sembra di vedere come cazzo si chiama? Non Gurren Lagann, ma quello con le forbici, Dio santo. Kill la Kill. Kill la Kill, sembra di vedere Kill la Kill. Ho visto la chat. Grazie ragazzi. Relash. Natalia, l'ufficiale delle forze aeronautiche russe. Raga, grazie. Io la voglio trovare su Instagram, è bellissima. Non credo abbia un profilo Instagram, però puoi vedere un sacco di fanart su di lei. Sì, l'ho vista, infatti. Gino Camioncino, bellissimo. Gino Camioncino. È tipo Tino il robottino. Eh sì. Ragazzi, io qualche settimana fa sono andato in garage per un'oretta perché non ce la facevo più. Poi io sono stato male 2 settimane prima. E proprio il giorno in cui dovevo tornare a scuola hanno detto che dovevamo restare a casa. So che ho sbagliato, ma secondo voi è grave? Guarda, Gino Camioncino, io rimarrei in quarantena e poi magari un tamponcino me lo farei fare. Vabbè, comunque è andato in garage, poi dipende anche da dove è sto garage. Dipende dov'è il garage, se è il garage in un altro quartiere. Perché magari statene a casa, tranquillo, non andare in chiesa, mi raccomando. Oh, questa chiesa è... No, raga, io ce l'ho qua, cioè proprio... Non qua, qua proprio, ce l'ho... La faccio, cioè... Vedo certe robe, mi parte il trigger pesante. Fanart di che tipo? Ma guarda, fanno le fanart della sorella di Kim Jong-un, che non mi ricordo come cazzo si chiama, Kim Jong-un, i nomi un po' tipo Pokémon di seconda generazione, e quest'altra tipa che si guardano e li rifanno in versione anima. Ma ho visto che hanno fatto addirittura la sigla versione anima, che cazzo. Kim Yo-jong, esatto, sì, grazie. Grazie ragazzi, sì. Adesso tutti che scrivono Kim Yo-jong. Ricordiamoci che la sorella di Kim ha permesso la tregua con la Corea del Sud per le Olimpiadi. Ma infatti c'ha questo sguardo molto cattivo, molto da donna con la frusta, no? Quasi interessante. Ma perché? Però credo sia più buona di Kim Jong-un. Vediamo, aspettiamo. Intanto dobbiamo ancora capire se Kim Jong-un è vivo o è un Beh, io ho visto una foto che sembrava Weekend col morto, comunque. Sì, vabbè, che poi quando ci stanno queste situazioni qui, i fotomontaggi ne fanno iosa. No, si vedeva lui tipo sostenuto da due come si chiamano lì? Neri dei Ma no, ma che stai a dire? Per una foto di lui con gli occhiali da sole in una parata tipo militare, sostenuto da due militari, e sembra veramente, capito, che è tenuto su appeso, cioè sembra veramente Weekend col morto. E quindi c'è qualcosa che non... Qualquadra che non cosa. Esatto. Ah, ecco, esatto. Ci hanno linkato il meme con l'ufficiale russo, aspetta, vediamo un po'. Allora. Ragazzi, ma mi trovate per favore questa ufficiale russa su Instagram? Si chiama Natalia. Le voglio scrivere su Instagram. Natalia, ma cosa le vuoi scrivere su Instagram? Fatti i cazzi tuoi. Adesso che c'ho i baffi. No? Natalia Poklonskaya si chiama. Ok, l'hanno scritto, perfetto. Cerchiamola su Instagram adesso all'istante.
Non c'è su Instagram. Il follow tattico. Adesso un giorno saremo in studio e vedremo dei tipo dei soldati russi che vengono a deportare Simone. No, però c'è la pagina fanpage. Madonna, ma quanto cazzo è bella, dai. È molto carina. È bellina, se vuol dire che è brutta. Se vuol dire che è brutta. Non ha vie di mezzo. O sei una brutta donna grassa, probabilmente anche vecchia, oppure sei una figa atomica. Non hai vie di mezzo. Sì, però c'hanno la data di scadenza breve. Esatto, ah, è Ucraina, bravo. Non è russa. È Ucraina neutralizzata. Ma va bene comunque. Che cazzo me ne frega a me. E se andate su appunto, cercate Natalia Poklonskaya su Google Immagini, trovate anche un sacco di immagini dove disegnate in stile anime. Sì, sì, beh, molto, molto sexy. Anche, abbiamo anche la Meloni che è diventata waifu. Però, sì, purtroppo. Purtroppo, sì. Sì, ma la Meloni sembra una che ha fatto un incidente brutto con una, non so, in un campo di cardi che la fa tutti con la faccia, cioè... Ma ah no, ma c'ha del potenziale, però... Ma dove c'ha del potenziale, figa? C'ha più occhiaie che voglia di vivere, quella quello donna il lì. Fatto, c'ha questi occhi un po' da... A palla! E poi, vabbè, la quarantena fa diventare belle anche persone che non lo sono. Ragazzi, io qualche settimana fa sono andato... Ah no, quello del garage l'avevo già letto. Scusa, non volevo andare in garage. E io sono sinceramente preoccupato per mia madre, ci dice Alessandro Consoli. Lavora come cassiera in banca in un paesino nel bel mezzo dell'entroterra salentino. E già prima della quarantena era in pieno burnout. E la sua unica valvola di sfogo era andare al mare dopo il lavoro. E adesso che non può più farlo, sono sinceramente preoccupato per la sua salute mentale. Ragazzi, io penso che si possa resistere, ho capito che siamo tutti quanti in una fase, cioè ne abbiamo parlato fino adesso anche a mia madre mi fa oddio al telefono, speriamo che si possa andare al mare, ma vaffanculo, gli ho detto mamma, ma statene a casa, ti metti sul balcone e prendi il sole, non è il momento adesso, poi che abbiamo dei momenti di sfogo. Io lo capisco, anche a me piacerebbe uscire e andare a prendere un po' di sole, però è il caso di non farlo. Io vi devo salutare, ragazzi, torno a studiare. No, guarda qua. Poi. No, devo scappare, devo andare, devo finire di studiare un po' di astronomia. Nacho Leader. Nacho Leader. Lo so, avete ragione. Nacho Leader ti dà il consenso, solo per questa volta. Va bene, ragazzuoli, saluto tutti quanti. Oggi pomeriggio giochiamo a Overcooked 2 in live. Giusto? Esattamente. Quindi vi ricordiamo che nell'infobox... È stato trovato il profilo Instagram della Poklonskaya. Non so se è ufficiale, cosa? Ma... Dove? E l'hanno pubblicato, l'hanno girato in chat. Cosa stai dicendo? Intanto girano anche il mio profilo di Twitch, grazie mille. E ha ripubblicato anche... Ha ripubblicato anche la sua versione anime. No, vabbè. Ne ripubblica un sacco delle sue versioni anime. Seguo subito. Grazie, ragazzi. Siete fantastici. E stavo dicendo appunto che oggi alle 18. Ci ma sarà... minchia, ma anche Yakushinov ne ha fatto una fan art. Yakushinov è un disegnatore bravissimo. Di cui adesso è uscito una nuova serie di Ghost in the Shell con il suo character design. Ma adesso lo faccio anche. Cioè, ti condivido lo schermo un attimo. Condividi. Ciao a tutti quanti. Intanto io vado. Ciao a tutti. Non vi perdete alle 18 sul canale di Tommy, che è Tom Lost in Space. Lo trovate anche qui sotto nell'info box. La live di Tommy su Overcooked. Ma ecco qua. Vedi, minchia, bellina. Ma il Yakushinov è bravissimo. Ma ho capito chi è. Sì, io lo seguo quello là. Che fa sempre quella tizia con il volto. Con i capelli neri a caschetto. Ma su una popo waifu, zio Bono. Sì, sì, sì. Raga, no, lo adoro Yakushinov, proprio sono super contento per lui. Ero in Giappone quando uscì il primo trailer di Wonderland, che è un lungometraggio d'animazione che ha avuto lui come character designer principale, infatti sono stato super contento per lui, veramente bravo. È russo, se non sbaglio, russo o estone, non mi ricordo, credo russo, si è trasferito in Giappone e lavora in Giappone. Mi piace un sacco, lo seguo su Instagram da parecchio tempo e fa disegna delle ragazze veramente troppo sexy. Eh sì, Connie, Ilya è un maschio. Anch'io pensavo fosse una ragazza, ma invece no, Ilya è un uomo. Grazie Candeluna per i bei baffetti. Grazie, vedi che la quarantena fa diventare belli anche i miei baffetti. Ok, raga, ma non è nemmeno bellissima per la media ucraina. Bannato. Voglio vedere la tua defidanzata. Allora, bannato adesso. Come si no, banna? Ma voglio vedere la sua defidanzata.
No, no, ragazzi, non è vero, è bellissima. State zitti, perché non... sono super nazi con quelli che offendono la mia Russian leader. Poi è Ucraina, ma sti cazzi. Mi sono quasi abituata ai baffi di Simo, vedi? Piano. Dai, se arriviamo a 2000 sub entro la fine della live, li tengo, ragazzi. Ma basta. Con i grab. Madonna. E allora mettiti a dormire e aspettiamo che ti svegliano con le donazioni, ma scusami. No, ma certo. Sì, metto a fare live. No, no, no. Sono altri canali che fanno queste cose. Ragazzi, avete visto la sorella di Kim Jong-un? Sì, l'abbiamo vista. Ne abbiamo parlato proprio fino ad un attimo fa. C'ha questo sguardo molto... molto malvagio, però secondo me ha l'animo buono. La gente subito... Wolfer, sta fermo! Vai, Wolfer, vai, vai. Sì, 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 2000. È raggiungibile, è raggiungibile. Sì, la sorella de Coso è molto C18, capito? Sì, cioè, sembra cattiva, ma in realtà... Non lo sappiamo, raga, potrebbe essere una dittatrice peggiore di quel ciccione. Però a me è figa. Ah, io mi farei... dittare. Da delle Azula vibes dell'ultimo dominatore dell'aria fortissime. Poi io hai visto l'immagine di lei con il pane in bocca? Che, sì, che corre, molto stile sigla di apertura di un anime. L'ha sì. fatto apposta, secondo me, voleva diventare waifu. L'ha fatto apposta. Simo, non istigarlo, ne è capace, ma non vabbè, boh. Giriamo. Vabbè, nel frattempo, raga, mi vado a preparare il pranzo. Mi vado a fare un panino col tonno. Quindi non puoi. Non puoi. Sì, posso. No, carta fazzoletto sporco. Ma non lo è. Ma lo... Vabbè. Adesso ci domanderemo tutti quanti come mai c'è un fazzoletto sporco. Lo posso spiegare? Perché purtroppo la mia sigaretta, essendo vecchiotta, spurga un po' di schifo. Di conseguenza io devo pulire la parte bassa con questo per evitare che... Guarda Gian, anch'io lo faccio con la mia. Vedi? F in chat per il fazzoletto. Anche perché la mia borra non è di questo colore. Beh, me lo auguro per te, altrimenti avresti qualche problema. Abbiamo problemi. Eh sì. F per la borra. Stai perdendo potere, Simo, lo so, quindi sono i baffi. Danno più punti carisma, ma tolgono punti potere. Anche il mio ragazzo la faceva, ma ora ne ha presa una nuova. Ma di borra? Non lo so. ho dei seri dubbi su questa cosa. Personalmente credo che il miglior rimedio per il nervosismo, ok, ci riagganciamo al discorso di prima, sia il cercare di tenersi occupati, approfittare della quarantena per coltivare un interesse e scoprire nuove potenziali passioni. Sono d'accordo. Ad esempio, a me, a livello proprio terapeutico, ha aiutato molto anche l'andare in live quotidianamente, che era una cosa che io non avevo mai fatto prima. E sapevo che sarebbe arrivato quel momento. Mi spaventa sempre tantissimo andare in live, perché non ho il controllo della situazione come ce l'ho invece con l'editing, deformazione professionale. Vengo da YouTube, non sono... un Twitcher originario. Però questa cosa del nervosismo l'ho notata e non so voi, ma io ad esempio da quando siamo in quarantena ho discusso tantissimo con delle persone con cui di solito non discuto, ho rotto anche delle amicizie. No, io no, perché evito di esporre le mie sensazioni in quarantena, perché non vorrei, perché so che mi arrabbio, mi sto arrabbiando tanto ultimamente, io non sono una persona arrabbiata. Ok, non so, io di solito sono una persona proprio del vivi e lascia vivere. Tu mi conosci da un sacco, tra l'altro, mi conosci che sono molto easy. Io mi arrabbio solo quando dobbiamo fare i viaggi e non mi ascoltate con gli orari, è l'unica cosa per cui mi arrabbio. Ma quindi preferisco non, come dire, oddio, non è che o io, cioè, tra l'altro, io conosco voi, cioè, o sento voi o senti i miei, non è che ho molta gente da sentire, no? Però capisco anche il fatto del, molti hanno detto, ci sarà un'impennata di divorzi, ci sarà... Allora, io sono dell'idea che... Scusate, stavo ruttando patatine. Ma rutta, tranquillo, no, siamo tra di dico, secondo me, per esempio, anche quelli dicono, no, un sacco di divorzi, un sacco... È vero, è probabile, ma non... per il fatto che ci sia la quarantena. La quarantena, forse era il caso che questa gente la passasse prima tra di loro, prima di sposarsi. Perché molte persone che si sono sposate, molte persone che si sposano, in realtà quasi non si conoscono. Ok? Quindi io sono sempre stato pre-convivenza prima del matrimonio. E meno male che io l'ho fatta all'epoca, e meno male che io l'ho fatta, raga.
Quindi è normale, siamo arrabbiati, siamo tristi, siamo annoiati, cioè io mi sono rotto anche le... Siamo forse Matusa? No! Siamo forse Bulicci? Sì. Siamo forse Chiarrusi? Puppi? Mangiatori di fave? Oietti? Semeiuti? Salamanettati? Aperitabiti? Ma poi con la scatoletta di tonno e la forchetta. Aperitivi! Aperitivi! Perché? Ma che cazzo è... Vieni, Gabriel. Esatto, è una canzone di Elio Storie Tese, ma tu non sei. Non sei Ferrato. No, mi faceva ridere la scatoletta, sono Ferrato. Ah, ok. Quindi, purtroppo ci sarà questa cosa del. Ok, ci saranno un sacco di separazioni anche a livello sentimentale, a mio parere, di gente che abita insieme. Perché purtroppo. Ormai siamo talmente, come dicevamo prima, appunto, siamo talmente abituati a guardare solo noi stessi, che il più delle volte anche la persona che sta con noi, la nostra compagna, il nostro compagno. È una cosa marginale della nostra vita, perché l'importante siamo noi. Questo che cosa vuol dire? Che molti, infatti, avranno questi problemi di... Come tu dici, io mi sono arrabbiato e ho rotto delle amicizie, perché c'è gente che romperà i rapporti, purtroppo. Sì, sì, credo purtroppo sia normale. Poi mi auguro che quando sarà finito tutto, magari si riesca a ristabilire un attimino la normalità. La nostra Lele Chan ci dice: confermo il rimedio per il nervoso. Essere creativi aiuta a non avere il pensiero fisso verso cose negative, perché la mente è impegnata a fare qualcosa che richiede precisione e automaticamente svuoti la mente. Cioè, è anche uno sfogo, aggiungo io. È proprio psicologia ed è una cosa che ho collaudato anni fa in un brutto periodo. Infatti è per questo che io ho ricominciato proprio ieri a disegnare. Ma io lo capisco, ma il problema è che ci arrivi a un certo punto. Io, per esempio, ho aumentato il numero delle live, poi magari tra una live e l'altra mi guardo una serie TV, mi guardo un film, la sera mi leggo un libro, però siamo arrivati al punto di oh, figa! Cioè, per quello sì, io sono sempre arrabbiato ultimamente. Quant'è esattamente che siamo in quarantena, noi in Lombardia? Due mesi, perché l'ultimo giorno, che tra l'altro che ci siamo visti noi in studio, che poi non siamo più potuti uscire di casa, è stato il 7 di marzo. Il 7 di marzo, porca 7 di marzo, perché il 6 di marzo eravamo in studio, io, te, Giulia, Matt e Mark De Hammer a guardare quel film lì con i sordomuti. Poi da lì io non sono più uscito di casa. Sì, il lockdown è avvenuto tra il 6 e l'8, mi pare, e tra una settimana e mezza, tra poco più di una settimana sono 2 mesi, pieni pieni. Tutto marzo, tutto aprile. Invece c'è poi gente come Naharis96 che ci dice: comunque io sto raggiungendo un livello zen impressionante. Da persona che soffre di attacchi di panico e depressione, sto riuscendo a mantenermi calma e pacata, pur vivendo in 40 metri quadri. Attenzione con i metri quadri, è andato via Tommy. Con mia madre e il suo compagno, azzo, fumatori. Con mio padre chiuso in ospedale dall'altra parte d'Italia. Mi farei una torta come premio non avessi già preso 2 kg in ste settimane. Ecco, un'altra cosa che ci accomuna penso tutti quanti, a parte Gian che è stronzo e non ingrassa neanche mangiando 80 kg di cioccolata al giorno, è che stiamo ingrassando tutti fortissimo. No, io ho perso 6 kg. Dimagrendo. Sì, beati a voi. No, io ho perso 6 kg perché col fatto che non posso uscire e che non sto guadagnando niente, posso fare la spesa tipo una volta al mese, la faccio molto risicata e quindi ho perso peso. Io mi vedo più paffutello invece. A momenti, se perdo ancora qualche chilo, vado sul rischio dell'anoressia. Io mi vedo più paffutello e soprattutto ha cominciato a farmi tantissimo male la schiena, perché appunto sto tanto seduto, già di base. Non ne voglio parlare del mio mal di schiena, Simo, è diventato ingestibile. Però per il discorso del mal di schiena, ve lo dico e lo dico anche alla chat, che può essere molto utile, Matt mi ha fatto scoprire questa cosa. Io adesso in questo momento indosso una sorta, sembra di un reggiseno, ma non lo è. Sono praticamente delle braghelle che si attaccano alle spalle e ti tengono più dritto possibile. È una roba strautile, ne sto abusando perché mi ero reso conto e mi stavo proprio ingobbendo. Una cosa che odio, mamma mia. Ce l'hai anche tu? Io volevo prenderle quando sono andato l'ultima volta dal medico a fare la visita preoperazione per la schiena. Mi ha detto: ah no, nel tuo caso fai solo peggio, quindi soffri, stai zitto finché non ti operiamo. Grazie doc, è stato un piacere venire da lei. C'hai le ernie. Sì. E quindi non posso fare un cazzo. F per le ernie lì. Gabriel, che tra l'altro potrebbe fare la terza stagione di Luscast sulla sedia a rotelle, sappiatelo. Ma tanto che ci frega, tanto giochiamo seduti. Vabbè, però dai. Non dove li ho messi, perché purtroppo non li fanno della mia misura. No. Cioè, l'avevo preso e per poterlo fare devo tirarlo tantissimo e non c'è tantissimo strap per tenerlo. Quindi io ne ho uno, ma non lo uso. Perché cioè, forse
sono veramente euforico. Ho troppi pochi pettorali. No, ciccettino, dai. Voglio tornare in palestra. Voglio avere più tempo nella mia vita per poter tornare in palestra. Mi manchi in palestra, Gian. Tesoro. Vabbè. Da quando sono nell'isolamento ho iniziato a perdere peso per degli allenamenti per i bicipiti e addominali. Io c'ho, vado a periodi, a volte riesco, altre volte proprio non mi passa la voglia, perché l'ambiente anche mi stimola tanto e in casa non sono stimolato per niente, mi manca proprio la palestra e temo che le palestre saranno tra le ultime cose a riaprire come si deve, purtroppo, cosa che distrugge. Sto rovinando tutti gli allenamenti fatti negli anni precedenti. Connie stava rispondendo a Lele, niente. Sto cercando altri pareri, altri... Ho una notizia incredibile! Fermi! Dopo circa un mese di ricovero, ieri hanno comunicato a mia zia essere negativa al corona e oggi è tornata a casa. Bene! Siamo contenti tutti. Altrimenti siamo giocatori di ruolo, sfruttiamo il tempo libero per pensare a nuove campagne, sia come master che come giocatori. Sono molto d'accordo con il gufatore, infatti io ho iniziato anche un'altra campagna e mi sta divertendo molto. E sono disponibile per iniziarne altre, Gabrio, io te lo dico. Siamo giocatori di ruolo? No! No! Siamo forse governo? No! No. Adesso c'è vampiri, però io ho voglia di giocare, cazzo. Ma siamo forse bulicci? No, Pierrusi, Puppi, mangiatori di fa... Gian, io non faccio queste pose perché sono un fan di JoJo, ma perché soffro di scoliosi. non scherziamo, la scoliosi. Io rischiavo di soffrire di cifosi, me la sono autocorretta durante i miei anni delle medie e i primi anni di liceo. Brian Not Found dice: io invece sono di quello schieramento che si è trasformato in uno slime che rischia di ammuffire da un momento all'altro. Lo so che dovrei fare qualcosa per tenermi occupato, ma semplicemente non ce la faccio, sono troppo pigro. Vabbè, puoi fare delle live dove dormi se sei diventato così grosso. Va di moda adesso su Twitter. Esatto. Che vanno forte. Io che mi lamentavo di non avere mai tempo per giocare alla Play in queste 7 settimane, e invece io non riesco a giocare alla Play. Una cosa che ho notato da quando è partita la quarantena, anch'io ho detto: oh, adesso avrò il tempo per finirmi tutto Dragon Age Inquisition. Non riesco a giocare. Mi va di giocare di ruolo tantissimo. Mi va di guardare su Netflix cose. Poi di solito lo faccio sempre in compagnia. In questo periodo, ad esempio, sto guardando le serie con Connie, che ho conosciuto di recente. Oppure la domenica che ci guardiamo noi film, no? In Hangout, però di giocare sulla Play proprio Io dipende, cioè io se non lo stessi portando in live mi starei, cioè starei tutto il tempo attaccato a Persona 5 Royale, però devo portarlo in live quindi non posso. Io non ho giochi da giocare, quindi sono in panico. Sto giocando soltanto a Tekken ogni tanto quando non sto montando o caricando dei video, altrimenti gioco Overwatch spesso e volentieri con Gabbo. E sto per disinstallare Raid Shadow Legends. E meno male, ma non è così male. Cioè, ti intrattiene una settimana e mezza. Poi comincia a chiederti, cioè, poi quello che devi fare per ottenere qualcosa di decente per poter progredire ti richiede veramente troppo tempo e ti rompi i coglioni. Io sono sull'orlo del rompermi i coglioni. E ogni tanto ad Hearthstone, ma non tantissimo. Ho letto un commento, vedete che io ho una fervida immaginazione, quindi immagino ciò che leggo. Se prima ero flaccido, ora mi potete lanciare sul muro e mi attacco come una sorpresa delle patatine. Mia madre, che erano bellissime. Le mani, quelle appiccicose. Sì, c'era mia madre che bestemmiava in casa perché c'erano tutte quelle macchiette sul muro a causa di quei cosetti. Guarda, nella mia vecchia scuola media, noi eravamo in una scuola che un tempo era un convento. Di frati francescani, mi pare. E si chiamava la Don Milani. E i soffitti erano altissimi, ma tipo 3 metri. Ecco, c'erano alcuni soffitti che erano pieni di queste schifezze perché non esisteva scala abbastanza alta che potesse prendere il signor Tavolino, che era il nostro bidello, che potesse raggiungere per togliere quelle merde. Quindi c'erano soffitti pieni di queste schifezze.
tutte piene di polvere nere. Ma è una roba che fa parte proprio della nostra infanzia, raga. Cioè, non so quanti di voi della chat sono degli anni che hanno vissuto veramente gli anni 90. Credo tanti, perché ho visto che abbiamo una media di età abbastanza elevata. Tanto grazie Mezza per il sub. Ah, mi sono dimenticato gli ultimi sub. Nebulus 81, Sblaus, Giulio Geco, Argon 98 e Tricoico 95. Grazie ragazzi. Siamo quasi di nuovo alle porte dei 1200 abbonati. Dai così. Mancano 5 e siamo a 200. Allora, io approfitto degli ultimi 5 minuti per ringraziarvi e salutarvi tutti, che devo preparare la live, perché sennò faccio tardi. E quindi vi mando un bacione per chi volesse venirmi a trovare. Io, quando finisce in tail, starto, ragazzi. E ne approfitto anche per ricordare a tutti i 700 e passa spettatori che abbiamo oggi che domani c'è la live molto importante. Assolutamente sì, ragazzi. La più importante della settimana, possibile che sia l'ultima. Possibile. Già da una settimana che lo sto dicendo, anche l'episodio precedente poteva potenzialmente essere l'ultimo. Della serie appunto di Anime Selvagge. Ciò significa che dobbiamo sbrigarci, uno, a raggiungere il goal dei 1500. Mi sono sbagliato, sono 1164 sub, vabbè. Dei 1500 sub, perché abbiamo una novità molto interessante da darvi, oltre alle emote di Anime Selvagge che abbiamo preparato, sono molto belle, non vedo l'ora di farvele vedere. E poi inizierà finalmente la campagna di Vampiri, al quale stiamo lavorando ormai da un po', e io ho visto qualcosina, qualche spoilerin de spoileroni, anche dei disegni, e porca mazzia, sono molto, molto bello. Sono soddisfatto soprattutto dell'aspetto estetico per ora di tutto quanto. Tanto grazie Breaker e Shirpo per i resub. Purtroppo il counter dei sub conta solo i nuovi sub, non i resub. Quindi no, ragazzi, io ne approfitto, vi mando un bacione. Sub. Esatto. Grazie Gabriel. Mando un bacione, ragazzi. Live per dopo. Ciao Gabriel. Vi ricordo sempre che nell'info box trovate i canali di tutti quanti. Stiamo preparando anche la nuova grafica di Twitch, il che vi darà modo di vedere meglio anche tutti i componenti di Intel, anche i canali dei rispettivi illustratori, eccetera. E intanto appunto ci stiamo avvicinando ai saluti, ragazzi, siete stati tantissimi in questa live e vi ringrazio, è sempre molto bello e terapeutico passare il tempo con voi, e lo dico anche a Gian, perché è bello passare il tempo con lui, manchi tantissimo. Io quindi vi ricordo l'appuntamento importantissimo per domani, siate tutti presenti perché sarà una puntata fondamentale, dalle 15 alle 19 saremo in live con la sesta puntata di Anime Selvagge. Ora mi andrò a godere se sono uscite anche le recensioni, che di solito il mercoledì è il giorno in cui escono le recensioni degli episodi, sì, è vero, di 20 facce e degli altri due ragazzi di cui dimentico sempre il nome, ma che penso ospiteremo in una delle prossime live. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio, forza Roma, basso a Lazio, lascio i saluti finali a Gian. Ragazzi, è stato un piacere, noi vi ricordiamo appunto di seguirci su tutti quanti i nostri social, sul canale Intel, sul canale Intel TV, sul nostro profilo Instagram, la pagina Facebook, qui nella descrizione della live, proprio qua sotto potete trovare i link a tutti quanti i nostri canali, in questo momento in live della nostra squadra potete trovare Sara, che probabilmente raideremo, anzi preparo già il comando per fare il raid a Kuro Lili, Gabrio che sta per andare in live, c'è anche Andros. Stasera potrete trovare in live sia me con Persona 5 Royal che Matt e forse anche Giulia, non lo so, e noi ci vediamo appunto domani a partire dalle 15 con il sesto episodio di Anime Selvagge e molto presto con altri contenuti sempre qua su Intel. Detto questo, ragazzi, è stato un piacere, faccio le veci di Matt e detto questo, credendo Vites, ciao ragazzi, ciao.